Io intanto ringrazio, intanto mi faccio vedere. Dunque, ringrazio intanto le relatrici e relatori per aver accettato di partecipare a questo webinar. E questa, diciamo, è una delle iniziative che si inserisce all'interno del percorso che è stato lanciato da molte realtà associative in Italia e che si è coagulato intorno all'idea della società della cura, che porterà diverse iniziative in tutto il territorio nazionale, sia in presenza che virtuali. Tutto questo nella giornata del 21 novembre. A questa mobilitazione chiaramente abbiamo aderito noi come campagna Dico 32, Coordinamento Nazionale per il Diritto alla Salute, perché il nostro coordinamento aveva già steso nei mesi precedenti un manifesto, diciamo, più specifico relativo alla salute e alla sanità, che è stato sottoscritto da oltre 65 fra associazioni e movimenti, oltre a più di 900 persone. Il quadro che stiamo vivendo adesso è quello di una sindemia, come ricordava Richard Horton sul The Lancet a fine settembre, cioè di fatto un insieme di pandemie, di crisi, sanitarie, economiche, ambientali, climatiche, che chiaramente sono state acuite dal Covid-19 e che devono essere però affrontate insieme nell'ottica di ridurre le diseguaglianze sociali e riproporre la centralità dei beni comuni se vogliamo anche trovare nuovamente un punto di riferimento importante nella salute reale della popolazione. Ciò che in questi mesi si è reso, ciò che in questi mesi si è reso evidente senza dubbio è la fragilità dei servizi o sistemi a seconda delle valutazioni, servizi sanitari, insomma, che sono stati modificati nel profondo, in particolar modo i servizi sanitari pubblici, dalle politiche liberiste degli ultimi 25 anni, che hanno spinto a ritenere la salute alla stregua di qualsiasi altra merce. Già nel 95, d'altronde, Rudolf Klein parlava già di epidemia mondiale di riforme sanitarie all'epoca, che guarda caso avevano preso tutte quella stessa via e quel comune denominatore. Da qui una sempre maggiore privatizzazione del sistema, che chiaramente del sistema sanitario, che insomma, non a caso si è modificato il nome. Non solo per la maggior presenza di enti privati, ma anche per la trasformazione genetica, io direi quasi una sorta di sperimentazione OGM degli enti pubblici in aziende, però nel senso più becero, insomma, nel senso più rozzo del termine. Si è parlato di universalismo selettivo, che chiaramente non andava in contrasto con quelli che sono i diritti costituzionalmente previsti. Per questo abbiamo pensato appunto di chiedere a delle esperte e degli esperti di approfondire alcuni aspetti, in quanto la difficile situazione odierna anche in Italia non è casuale, ma è la risultante di diverse scelte organizzative e di politica sanitaria che risalgono ad alcuni decenni or sono, peggiorate dalle divisioni regionali e anche da decisioni recenti, direi. Da qui il titolo, La privatizzazione responsabile del servizio sanitario, e le tre domande che sono state inserite come sottotitolo, per cui quanto è costato nello sviluppo della pandemia pensare alla salute come merce, quanto e come ha pesato il privato sulle politiche sanitarie degli ultimi 20 anni, si può ricostruire un servizio sanitario nazionale unico, pubblico e universale per tutelare la salute in modo uniforme in tutto il paese? Allora, i nostri quattro relatori, che ringrazio nuovamente, sono Chiara Giorgi, che è docente dell'Università La Sapienza di Roma, è ricercatrice in vari ambiti, fra cui l'evoluzione dei sistemi di sicurezza sociale e welfare, è collaboratrice di Sbilanciamoci per le questioni legate a salute e sanità e autrice di vari libri e pubblicazioni. Maria Elisa Sartor, che è docente dell'Università degli Studi di Milano, ha curato e tradotto dall'inglese il libro di Jackie Davis e Raymond Tellis, SOS SSN dall'Inghilterra, è collaboratrice di Salute Internazionale, della rivista Gli Asini, del Centro Studi Sereno Regis, e ha scritto diversi articoli di approfondimento, soprattutto su Salute Internazionale, anche negli ultimi periodi, sulla privatizzazione del servizio sanitario in Lombardia. E sta approntando appunto un nuovo libro, su questo tema. Per
Poi Marco Geddes, che è epidemiologo, medico, è stato direttore sanitario del presidio ospedaliero di Firenze, centro dell'azienda sanitaria di Firenze, l'Istituto Nazionale del Tumore di Genova. È stato vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze ed è autore di diversi libri, fra cui io ho trovato assolutamente importantissimo La salute sostenibile, che è di pochissimo tempo fa. E poi Angelo Barbato, che è medico e psichiatra epidemiologo, è ricercatore presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Istituto Mario Negri di Milano ed è il presidente del Forum per il diritto alla salute. Allora, io lascerei, direi innanzitutto che questo webinar è stato sostenuto anche da Epidemiologia e Prevenzione. Oggi doveva esserci anche appunto il direttore, ma ci sono stati dei problemi. E lascerei allora a questo punto subito la parola a Chiara Giorgi. Io metterò a video un timer che è soltanto un timer, diciamo così, come punto di riferimento. Ovviamente si può anche sforare, chiaramente non troppo al di là di questi 20 minuti. Lascio la parola appunto a Chiara Giorgi e appunto per quanto riguarda la sua relazione che adesso cercherò anche di mettere a video con alcune slide. Salve a tutte, vado? Sì, prego, prego. Okay. Salve a tutte e a tutti, vi ringrazio moltissimo di questo invito e soprattutto di questa occasione molto preziosa di discussione in questo momento. Premessa, io farò una relazione, come mi è stato anche chiesto, che come inquadra le vicende sanitarie italiane lungo tutto l'arco storico che va dalla riforma del 78 fino ad arrivare più o meno alla riforma del titolo V del 2001. Quindi cercherò di essere sintetica. Un servizio sanitario in grado, premessa, di garantire una copertura universale finanziato attraverso la fiscalità generale e con una capacità di intervento sia preventivo che diagnostico terapeutico a livello territoriale e a livello ospedaliero, qual è il nostro, direi che è stata ed è l'unica organizzazione capace di affrontare in modo efficace una condizione come quella dell'infezione da coronavirus. Nessuno schema, infatti, di assicurazione privata che si basi sul principio di equivalenza fra contributi e benefici e separi la prevenzione collettiva dall'assistenza individuale può affrontare con uguale ampiezza di intervento e disponibilità di risorse un evento come quello attuale. Quindi la pandemia porta con sé una riflessione ampia, critica, radicale, soprattutto politica, sulla sanità e sulla salute, permettendoci di tornare alle origini, alle radici storiche e soprattutto politiche e sociali dello strumento che è stato maggiormente investito dall'emergenza, intendo l'SSN, il Servizio Sanitario Nazionale. I limiti che si sono mostrati a fronte dell'impatto dell'emergenza sono casomai derivati dal definanziamento dell'SSN della sanità pubblica a favore della sanità privata e dall'indebolimento della medicina territoriale che aveva informato la fisionomia dell'istituzione dell'SSN. Ora, se posiamo lo sguardo sul contesto italiano, balza subito agli occhi un dato molto interessante, ma di controtendenza, relativo al fatto che in Italia una delle più importanti riforme, anzi direi la più rivoluzionaria in materia, si ebbe in materia di welfare, si realizzò proprio quando altrove in Europa stava per cominciare la controrivoluzione neoliberale. L'approvazione infatti della legge istitutiva dell'SSN, la 833, è del dicembre del 78 e fu, questo lo sottolineerò più volte, l'effetto di quanto prodotto e agito durante gli anni 60 e soprattutto 70, allorquando si diede a livello complessivo sul welfare una serie di, e non solo, vita a una serie di esperienze, sperimentazioni, pratiche di lotta, conflitti, elaborazioni teoriche che, a mio parere, non hanno uguali nella storia dell'Italia repubblicana.
In questo senso le vicende dell'SSN si combinarono e furono espressione dell'emergere di nuove e collettive soggettività, di una inedita pressione dal basso, di aspirazioni trasformative del tessuto sociale e dell'assetto istituzionale. Le vicissitudini che portarono alla riforma sanitaria furono il frutto di una particolare sinergia che si realizzò, direi, a monte, ma anche a valle, dell'approvazione della legge del 78 tra conquiste operaie e sindacali in fabbrica, elaborazione di linee generali di riforma, pressioni e mobilitazioni portate avanti dalle varie realtà della stagione dei movimenti, provvedimenti di pianificazione regionale sanitaria, rafforzati anche dall'istituzione nel 70 della nascita delle regioni, scusate, e dal decentramento territoriale dei servizi socio-sanitari. La peculiarità del caso italiano, quindi, conferma, direi, il rilievo del laboratorio italiano degli anni 70, l'onda lunga del biennio 68-69 e la forza produttiva proveniente da quelle soggettività collettive interessate a introdurre modelli profondamente nuovi. Lo sottolineo, l'SSN fu espressione di quella che chiamerei una politica delle alleanze, nella quale si saldarono le conquiste del movimento operaio, lo ripeto, e sindacale in fabbrica, le pressioni e le mobilitazioni portate avanti dal movimento femminista, da quello studentesco, ovviamente da quello di lotta per la salute, a quello psichiatrico, della psichiatria radicale, rafforzati anche dal decentramento territoriale dei servizi sociosanitari. I conflitti quindi che sorsero in questo periodo storico attorno al welfare, le sperimentazioni che a livello territoriale si diedero, riuscirono a prospettare per la prima volta, direi, un nuovo modello di welfare opposto a quello che sino a quel momento vigeva, informato da logiche burocratiche, da tratti corporativi, occupazionali e discrezionali. E fu quindi l'elaborazione dell'SSN il frutto di un lungo processo, in realtà il cui incipit lo potremmo addirittura collocare nell'esperienza della Resistenza, pensa a Giovanardi, al Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, ma anche al dettato costituzionale, all'articolo 32 quindi della Costituzione. Vorrei ricordare che prima dell'SSN vigeva il sistema mutualistico. Per i lavoratori, i pensionati e i loro familiari, in caso di malattia, l'assicurazione era gestita da grandi enti previdenziali, separati, distinti, frammentati, dedicati al pubblico impiego. Un esempio fra tutti, l'EMPAS o l'INADEL, che si occupavano del settore privato, l'INAM. L'INAM era divenuto il maggiore ente mutualistico previdenziale del paese e ad esso però si affiancavano altre casse mutua, di malattia per coltivatori diretti, artigiani, commercianti e altre decine e decine di casse autonome, aziendali o di categoria. Un quadro quindi quello del mutualismo sanitario che forniva trattamenti modesti, assolutamente diseguali, inefficienti, differenziati e soggetti a particolarismi di ogni tipo. La partita in gioco per tutti gli anni 60 e 70 attorno alla riforma sanitaria e alla fine della sopravvivenza degli enti mutualistico-previdenziali fu enorme e vide conflitti molto accesi tra soggetti di varia natura. Non mi posso soffermare, ma casomai rimando ad altri scritti. Il sistema mutualistico, quindi, che precedeva l'SSN, era caratterizzato da regimi diversi che differenziavano in ordine a più linee di frattura, ad esempio quelle relative alla qualifica o ai redditi delle singole categorie di lavoratori, quelli riconducibili ai singoli enti preposti alle varie forme di assistenza, quelli riferiti alla diversa ripartizione degli oneri, scusate, a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro. Proprio in questa situazione, gli anni 70 segnarono una rottura. Il dibattito, infatti, ma già negli anni 60, sulla salute si aprì a nuovi orizzonti e prese forma compiuta nel decennio successivo, intercettando le domande di cambiamento che informavano i conflitti sociali di quegli anni. Il movimento per la riforma sanitaria si intrecciò, anzi fu espressione, con una forte pressione dal basso, con le aspirazioni trasformative del tessuto sociale e istituzionale, con un fermento intellettuale di ampissimo respiro. In questo senso, direi, le origini
politiche dell'assetto universalista pubblico e decentrato dell'SSN, il quale peraltro rispose a un'impostazione della salute come fatto sociale e politico, a una visione integrata dell'intervento sanitario e di quello sociale, alla centralità del momento preventivo su quello quantitativo, al forte accento sull'approccio epidemiologico, a un'organizzazione periferica e territoriale, a un ampio diffuso a tutti, scusate per il ritardo. Capace di investire questioni legate alla tutela anche dell'ambiente. Buongiorno. E nel dibattito, non posso soffermarmi, ma vorrei ricordarlo, furono coinvolti moltissimi attori sociali, politici, ambiti collettivi di ricerca, nuovi saperi, forme di lotte, furono coinvolti i partiti, PC in particolare, PSI e sindacati. CGL, ma anche biografie singolari, quelle più importanti, Oddone, Maccacaro, Giovanni Berlinguer, Seppilli e via dicendo, punti di riferimento di un profondo innovamento anche nel rapporto tra medico e paziente. Ad accomunare tutti questi protagonisti fu una visione unitaria e integrata della salute, fisica e psichica, individuale e collettiva, legata al territorio, alla comunità. E fu anche una concezione politica dell'ambito medica della salute, fisica e psichica, individuale e collettiva, legata al territorio. E a unirli fu una concezione politica dell'ambito medico-sanitario e anche una profonda consapevolezza delle responsabilità del capitalismo maturo. A questo si sommò anche una nuova impostazione del rapporto tra medico e paziente, ma anche l'opzione per un'organizzazione sanitaria, periferica e decentrata, per una gestione diretta e partecipata della sanità, per la centralità del momento preventivo rispetto a quello curativo. Ma anche un forte accento, e questo lo vorrei ricordare alla luce dell'oggi, per la centralità dei servizi di cure primarie rispetto a quelle ospedaliere. D'altra parte, il dettato costituzionale dell'articolo 32 era stato molto chiaro: il diritto alla salute, unico diritto sociale riconosciuto come fondamentale, doveva mettere insieme profilo soggettivo, individuale e interesse della collettività. E qui risiede l'originalità del caso italiano, proprio nella convergenza culturale e politica sull'ipotesi di riformulare in termini universalistici il sistema sanitario. Di qui anche la necessità di una tutela della salute da realizzarsi in modo capillare, mediante la predisposizione di un servizio sanitario, ripeto, pubblico, universale, finanziato tramite la fiscalità generale, garantito a tutti e a tutte nell'accesso e nell'uso. Ora, altro nodo importantissimo, la storia dell'SSN ci propone uno strumento alla luce dell'oggi, soprattutto rispetto ai rapporti Stato-Regioni molto problematici, uno strumento molto importante. Lo strumento era nel raccordo, presente nella legge istitutiva dell'SSN, tra una programmazione regionale condizionata però da un piano sanitario nazionale, volto a ottenere prestazioni uguali e uniformi in tutto il territorio, con obiettivi di uguaglianza delle prestazioni fornite. La riforma del 78 quindi muoveva da una preoccupazione che era quella di garantire universalità, equità di accesso, globalità di copertura, omogeneità di quelli che poi si sarebbero chiamati livelli essenziali uniformi di assistenza, ma anche, alla luce dell'oggi va sottolineato, da un'istanza di solidarietà tra le regioni. L'articolo 2 della legge 833 infatti delineava vari obiettivi, tra cui il superamento degli squilibri territoriali del paese. E tra gli strumenti dell'SSN assegnava allo Stato la direzione politica sanitaria tramite il piano, appunto, sanitario nazionale, e alle regioni compiti di integrazione, programmazione e coordinamento degli interventi sanitari anche per via legislativa. Ma anche i comuni avevano un ruolo importante, molto importante, perché a essi spettava la responsabilità diretta di gestione delle USL. Le USL dovevano ricoprire un ruolo di primo piano perché a esse spettava, contro la frammentazione del sistema mutualistico precedente, la gestione unitaria della salute in modo uniforme sul territorio nazionale. E dovevano essere anche l'organo principale della partecipazione democratica e popolare.
partecipazione, qui lo accenno, che tuttavia venne ben presto ridotta, derubricata a rappresentanza di tipo partitico, impermeabile a quelle istanze molto invece forti degli anni 70, assembleari e partecipative. A finanziare il Servizio Sanitario Nazionale doveva essere il Fondo Sanitario Nazionale, con un importo stabilito ogni anno in sede di redazione di bilancio statale, ripartito tra le regioni, ma tenendo conto sulla base di indice standard, diceva la legge, che dovevano garantire i livelli di, scusate, i livelli di prestazioni sanitarie in modo uniforme su tutto il territorio. Punto qualificante dunque della riforma era una programmazione pensata su due livelli, il piano sanitario e i vari piani sanitari regionali, secondo un sistema definito a cascata. Ora, l'inerzia governativa che subentrò alla fine degli anni 70, ricordiamoci che ministro non sarà più Tina Anselmi, ma Renato Altissimo, cioè l'esponente del Partito Alla Liberale, che era quello che più si era opposto alla riforma. Quindi l'inerzia e i ritardi sulla realizzazione del piano sanitario nazionale ebbero ricadute molto forti rispetto ai rapporti tra regionalismo e pianificazione nazionale. L'istituzione delle regioni e l'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione erano stati di grande importanza e le regioni ebbero un ruolo molto importante in quegli anni rispetto a più aspetti, compresa l'attuazione della riforma sanitaria. Erano stati un laboratorio, quello regionale, fucina di idee, modelli innovativi e molte regioni, Emilia-Romagna, Piemonte, avevano dato vita ai primi piani sanitari regionali con molta competenza e anticipo. Tuttavia, come dicevo, la tarda approvazione tardissima del Piano Sanitario Nazionale, che era pensato per il 79 e avverrà solo nel 90, nel 1994, e la mancanza di coordinamento e di indirizzi nazionali, ma anche la mancata definizione di livelli di assistenza uniformi, si fecero sentire e generarono ben presto i primi divari e differenziazioni territoriali. A questo si aggiunsero altri problemi che accenno. Il fatto che le regioni avevano intrapreso un cammino espansivo in ambito sanitario, mentre le politiche di riduzione già iniziate della spesa pubblica a livello centrale erano sempre più severe. E d'altra parte, molte regioni, il protagonismo di molte regioni le rendeva libere di adottare soluzioni diverse in ordine alle proprie specifiche risorse e capacità politico-amministrative. Insomma, la progressiva dissociazione tra politiche nazionali e politiche regionali, i ritardi anche nel passaggio al finanziamento dell'SSN tramite fiscalità generale, finirono per limitare il suo funzionamento. I rapporti tra livello nazionale e regionale si fecero sempre più problematici in tutto questo e anche le regioni cominciarono a perdere il proprio ruolo propositivo. Le nuove spinte alla depoliticizzazione dell'assistenza sanitaria e la svolta manageriale che inizia già negli anni 80 e poi sancita negli anni 90 mutano profondamente il quadro con tutti i pericoli dovuti a un abbandono da parte dell'Italia di principi universalistici che l'Italia aveva adottato tra i primi paesi nell'Europa continentale. In particolare la riforma del 92, la cosiddetta riforma della riforma sotto il Dicastero della Sanità di Francesco De Lorenzo, che procedette in tre direzioni specifiche: aziendalizzazione, regionalizzazione del servizio, privatizzazione del sistema. In particolare, voglio ricordarlo, l'aziendalizzazione trasformò le USL in ASL e permise anche la realizzazione della separazione fra compratori e produttori di prestazioni. La Lombardia ne fece largamente ricorso, optando per un modello separato, aperto della concorrenza fra fornitori pubblici e privati posti sullo stesso, peraltro sullo stesso piano. La regionalizzazione, motivata sulla base di principi di federalismo, ebbe l'effetto anche di irrigidire il vincolo di bilancio delle regioni rispetto alla spesa sanitaria. La privatizzazione attribuì alle regioni la possibilità di disporre l'uscita volontaria di parte dei cittadini dall'SSN verso i cosiddetti altri incaricati di servizio, mutue, aziendali, professionali, volontari o assicurazioni private. E in tutto questo il quadro degli anni 90 fu quello di un'accesa aziendalizzazione, anche adottando modelli ispirati alla New Public Management, cioè ai principi del managerialismo.
Il passaggio dalle USL alle ASL, quindi alle aziende, era quello del passaggio da un modello integrato a un modello contrattuale. Il decreto successivo, correttivo Ciampi-Garavaglia del 93, eliminò l'apertura alla privatizzazione del finanziamento, che però rimase da quel momento in poi una tentazione sempre riemergente. Alla fine degli anni 90, la riforma importantissima è quella introdotta da Bindi, da Rossi Bindi, e il decreto numero 229, che muove dall'obiettivo di riconnettersi alla legge istitutiva del 78, contrastando anche quella che veniva definita una privatizzazione passiva e un federalismo da abbandono nelle relazioni tra Stato e Regioni. E tra l'altro si inseriva in un momento di fortissimo scontro tra i sostenitori delle privatizzazioni della sanità, tradotto la privatizzazione in possibilità per i cittadini di uscita dall'SSN, sviluppo di fondi sanitari integrativi, privatizzazione degli ospedali, concorrenza tra fornitori pubblici e privati e dall'altra parte, per fortuna, i difensori dell'SSN. Il collante di questo nuovo assetto venne identificato nei importantissimi LEA. Appunto, ripeto, l'idea fu quella di cercare di introdurre una legislazione, nella legislazione un concetto come quello dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, poi fatto proprio anche per altri settori. Tuttavia va subito sottolineato che i LEA, cioè la realtà si è molto discostata dalla normativa, in quanto i LEA sono stati garantiti solo in molti territori formalmente, mentre le prestazioni effettivamente erogate sono state spesso diverse da quelle previste dalla normativa. L'approvazione della riforma del titolo V della Costituzione, considerata uno spartiacque, ha ulteriormente problematizzato la situazione. Essa ha stabilito una nuova ripartizione delle competenze fra livelli paritetici di governo più favorevole alle regioni e, riguardo alla sanità, ha riservato allo Stato competenze esclusive sulla definizione dei LEA, mentre alle regioni è stata riconosciuta una competenza concorrente in materia di tutela della salute. Ora, il passaggio delle competenze regionali da una materia che prima era oggetto a una materia qualificata di scopo ha reso ancora più incerti e mutevoli i confini delle nuove competenze regionali, alimentando il contenzioso tra Stato e Regioni. Mi avvio alla conclusione. Questa tentata forma di federalismo, volta a consolidare l'autonomia delle regioni, avrebbe in realtà richiesto un sistema di istituzioni molto più solido per facilitare le relazioni tra Stato e regioni e una chiara definizione delle fonti di prelievo e della responsabilità di spesa, ma direi anche un rafforzamento del livello di regia e guida nazionale. I rischi connessi al federalismo in sanità, ricordo anche il decreto legislativo 56 del 2000, hanno riguardato un'accentuazione, come hanno scritto Vineis e Dirindin, delle differenze territoriali nella qualità e qualità delle prestazioni e il prodursi di un sistema in cui sono presenti regioni con diversi livelli di solidarietà nel finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Tra l'altro, il nuovo dettato legislativo ha incontrato anche la nuova politica dei piani di rientro e qui ci sarebbero molte cose da dire su come poi sono stati, conseguiti, i risultati rispetto ai piani, ai disavanzi, regionali, che sono stati perseguiti spesso con blocco delle assunzioni del personale, imposizione fiscale, riordino e limitazione dell'infrastruttura ospedaliera. Ora, arrivando alla fine, è importante quindi, come dire, sarebbe fondamentale rivedere il sistema anche dei piani di rientro, finalizzandoli non solo al superamento dei disavanzi di bilancio, ma anche ai deficit nelle garanzie dei servizi. Concludo dicendo che l'emergere dei disavanzi sanitari è stato soprattutto l'effetto di una sottostima del fabbisogno dell'SSN. E le criticità tuttora presenti sono molto da imputarsi ai vincoli imposti a livello di spesa, soprattutto nelle regioni sottoposte a piani di rientro. Peraltro, in tutto questo, a partire dal 2001, ma anche prima, il ruolo dei comuni è sempre più impallidito, essendo essi stati schiacciati tra il gigantismo aziendale delle ASL, e anche il consolidamento delle stesse
regioni. Ora, tutti i problemi che sono emersi, come diceva Antonio all'inizio, con la pandemia, in termini anche di diseguaglianze territoriali, di abbandono della prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, di stentato sviluppo dell'assistenza primaria e territoriale, di enfasi sui grandi ospedali, soprattutto rispetto al ruolo rafforzato della sanità privata, come avete visto, sono il risultato di cambiamenti subentrati già a partire dagli anni 80. Le spinte poi al ridimensionamento della spesa sanitaria, alla privatizzazione, si sono aggravate con i tagli ulteriori, e concludo, introdotti dalle politiche di austerità a partire dalla crisi del 2008. Io credo che il Servizio Sanitario Nazionale ci dà anche un metodo, e il metodo, io credo che in questo senso gli esperti non bastano, e la capacità di resistenza di esso può dipendere, a mio parere, da scelte politiche che verranno fatte, da un rilancio di un servizio sanitario pubblico, universale, egualitario, senza discriminazioni di accesso, da un'espansione dei servizi di welfare, dalla rimessa in campo del principio dell'integrazione socio-sanitaria, da una nuova politica delle alleanze e da un grande movimento culturale, come ha scritto Dirindin, che è teso a rivalutare il ruolo svolto dalla sanità pubblica. E io credo quindi che si tratta, allora, nel 78 come oggi, di combinare intervento coordinato sanitario, pianificazione, programmazione nazionale dei servizi, corresponsione unificata e integrata dei servizi socio-sanitari, decentramento territoriale di essi, gestione democratica e partecipata, visione unitaria e universalistica della salute. Scusate la fretta, ma erano tante cose. Grazie. Bene. Grazie Chiara Giorgi. Dunque, mi scuso chiaramente per questa cosa che è capitata. Allora, a questo punto do la parola a Maria Elisa Sartor per il suo intervento. Adesso metterò anche le slide a video. Sì, grazie. Allora. Va bene. Bene, un attimo che sposto questo. Bene, il tema che vado a trattare riguarda la creazione dei mercati della salute in Lombardia. Mi aggancerò alle cose dette, quindi c'è una sinergia notevole tra la relazione precedente e quella che sto per fare io. Bene. Possiamo andare con le slide, grazie. Va bene. Bene, allora, la prima, io vorrei pormi delle domande, porle anche alle persone che stanno partecipando a questo nostro webinar. La prima domanda che vorrei pormi, e che secondo me è significativa, è perché è importante porsi il problema della presenza della sanità privata nel Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono delle ragioni forti e diciamo così, delle ragioni che sono in evidenza per tutti, perché serve il superamento della mercificazione della salute. E questo è un aspetto che abbiamo tutti ben presente per quanto riguarda appunto gli effetti negativi che questa cosa ha sull'intero sistema. Ma ci sono anche altre ragioni che forse non sono sufficientemente poste in rilievo nel dibattito, che vale la pena secondo me di sottolineare. Intanto, varrebbe la pena di considerare che va superata la visione neutra del servizio misto pubblico-privato, che secondo quello che penso io, tende a persistere oltre ogni misura e non si giustifica con riferimento ai fatti che osserviamo. E la seconda ragione è che va colta una contraddizione, diciamo così, fisico-geografica, cioè il sistema sanitario nazionale si è dotato di confini regionali, ma quando parliamo di mercato privato della salute, ecco che andiamo a considerare qualcosa che travalica
questi confini, sia i confini regionali sia quelli nazionali. Se poi ci riferiamo alla Lombardia, andiamo anche oltre. Cioè, per quanto riguarda l'organizzazione del servizio sanitario lombardo, c'è anche un travalicare i confini infraregionali da parte della, diciamo, sanità privata. Si può andare oltre? Ecco, l'altra, grazie. Quali sono gli aspetti interessanti che vanno superati? No, bisogna tornare indietro di una, grazie. Ok. Va superata, la dicevamo, la visione neutra del modello misto pubblico-privato. Viene infatti considerata il servizio, appunto, nella sua versione mista pubblico-privato, viene considerata una sorta di evoluzione naturale positiva di quello che era prima, cioè quindi quello che è stato descritto ampiamente bene da Giorgi. E si vede questa evoluzione come un'evoluzione di fatto priva di svantaggi, mentre appunto si danno questo tipo di diciamo, argomentazioni. Serve perché sono crescenti e diversificati i bisogni, serve perché il pubblico tendenzialmente si rivela ingessato, incapace di affrontare questa ampiezza di bisogni, serve perché c'è una sostanziale diminuzione della possibilità di investimento in sanità, ma come sappiamo anche le richieste della sanità privata tendono a far aumentare, no, gli investimenti necessari. E tutto sommato la sanità privata si dice ha un ruolo circoscritto, mentre non è così, lo sappiamo bene, sempre di più, soprattutto in Lombardia, ha un ruolo non integrativo, ma del tutto sostitutivo, soprattutto negli ambiti più di valore, con valore aggiunto maggiore. E poi si dice, beh, tanto anche se c'è la sanità privata, ci saranno comunque dei controlli e questi controlli mettono tutti al riparo dalle controindicazioni del modello privato. Anche questo sappiamo che non è così, basterebbe contare quanti sono stati gli scandali, no, che hanno riguardato la sanità privata e anche contare quante sono state le riforme tentate degli strumenti di controllo per capire che il controllo non ha funzionato o non sta funzionando. Andiamo avanti. La seconda, diciamo, ragione è che c'è una contraddizione riferita ai confini fisici e geografici dell'operatività e questa contraddizione va colta. Cioè, mentre il Servizio Sanitario Nazionale si è data dei confini regionali, il pubblico è vincolato quindi al territorio regionale, il mercato privato travalica ogni tipo di confine, come abbiamo detto, il privato male sopporta i vincoli territoriali e chiede che vengano superati. In Lombardia sono stati superati. Quindi diciamo, la struttura privata può operare indipendentemente dal confine delle ATS. E due punti quindi di osservazione. I servizi sanitari regionali, nelle loro diversità, quelle spiegate da Giorgi, hanno la responsabilità comunque di implementare delle politiche rivolte alla tutela della salute del cittadino e della comunità su base territoriale. Mentre la sanità privata, no, torniamo indietro un attimo, la sanità privata ha davanti a sé vari servizi sanitari regionali in cui cerca di svilupparsi. Torniamo indietro. Scusa, ma ok. Ok, in cui cerca di svilupparsi e studia quindi il modo di non essere imbrigliata da ognuno di loro e nel contempo di prosperare. Quindi il suggerimento che do a me stessa, ma che secondo me è qualcosa che va assolutamente fatto, è quello di guardare con molta attenzione come è fatto il nostro servizio sanitario regionale nelle nostre specifiche regioni. C'è una parte della slide che non si vede, si può ridurre un attimo? No. Andiamo avanti. Quindi va fatto uno studio specifico nell'ambito delle singole regioni per vedere come le regioni e come la sanità privata si attrezzano nell'ambito dei singoli sistemi regionali per perseguire le loro finalità, naturalmente. Quindi
Che cosa serve indagare per conoscere il nostro servizio sanitario regionale misto pubblico-privato? Beh, le prime domande che ci facciamo tutti e che sono anche abbastanza ovvie sono quelle tese a misurare la consistenza e la composizione del settore privato nell'ambito del sistema del servizio sanitario regionale. Ma sarebbe il caso di porsi altre domande che sono tendenzialmente più importanti di queste e che comunque seguono quelle che ci facciamo per prime. Quanto e come la sanità privata diventa parte costitutiva del servizio pubblico? Questa è una domanda significativa. Quanto e come, con quali mezzi la sanità privata condiziona la governabilità del servizio sanitario regionale? Quindi deve venire alla luce qual è stato il ruolo dei responsabili del servizio sanitario regionale nell'aprire le porte al privato e soprattutto. Questo diventa rilevante se lo hanno fatto a danno del sistema complessivamente inteso, cioè del servizio sanitario regionale. Allora, la sanità lombarda è un caso emblematico e la domanda è come è stata privatizzata la sanità regionale lombarda. E cominciamo col dire quali sono le caratteristiche attuali del servizio sanitario lombardo. La prima cosa da dire è che c'è uno sbilanciamento deciso del servizio sanitario regionale a favore del privato. In certi ambiti è totalmente privatizzato il sistema. Poi c'è un sorpasso del privato fino a partire dal 2017, documentato dalla Corte dei Conti, in valore, che fa sì che gli erogatori privati pesino per il 54% dell'insieme delle risorse che vengono elargite agli erogatori. Ma non solo, ci sono altri aspetti ancora più rilevanti. Il funzionamento del servizio sanitario regionale risulta distorto ed ha effetti dentro e fuori la regione che vanno tutti considerati, come abbiamo anche visto recentemente. C'è in sostanza una sorta di scardinamento del servizio sanitario regionale originario che produce diciamo, degli effetti che portano a far rischiare la tenuta stessa del servizio sanitario regionale. Il grado di privatizzazione di questo servizio sanitario regionale è anche la concausa del non contenimento, dal mio punto di vista, della pandemia in atto in ambito locale, regionale e anche nazionale. Cioè il privato in Lombardia è entrato in gioco non paritariamente, in ritardo e in sostituzione del pubblico. E lo fa soprattutto, come sappiamo, a pagamento. Una notizia di oggi, la sostituzione dell'ospedale San Raffaele, delle USCAR regionali, di fatto, ma poi eventualmente non c'è oggi tempo di parlarne, ma insomma, questo è un effetto molto. Pronto? Dirompente, devo dire, per il sistema. Ade? Sì, pronto? Sì, si sente, ok. Pronto? Ci sono problemi di audio? Per un Ok. attimo. Il cittadino in questo sistema non è centrale e attualmente, in questi giorni, è del tutto in balia del privato a pagamento. Possiamo passare oltre? Come è stato privatizzato il servizio sanitario regionale in Lombardia? In estrema sintesi, è stato depotenziato il pubblico, non è stato solo bloccato lo sviluppo, è stato potenziato e favorito il privato, sono state create le condizioni favorevoli all'ingresso e alla permanenza del privato nel servizio sanitario regionale. Ci sono stati dei danni collaterali che sono stati provocati da questo tipo di azioni e di questi siamo poco consapevoli, andrebbe proprio fatto un'attività di analisi in questo senso, cosa che appunto ho tentato di fare, e sono ben più ampi probabilmente, ma non è detto, in Lombardia più che altrove, perché secondo me, non è detto nel senso che avrei bisogno di verificare quello che succede nelle altre regioni che non conosco bene, insomma, questi i fatti li conosco meno, questi danni collaterali sono così dannosi perché riguardano aspetti che hanno a che fare con la tenuta stessa nel tempo del servizio sanitario pubblico in Lombardia.
Andiamo avanti. Allora, i governi di centrodestra in Lombardia dal 95, anno di insediamento del primo governo Formigoni, hanno perseguito la privatizzazione del servizio sanitario regionale. L'hanno fatto sfruttando appieno le riforme nazionali che favorivano la privatizzazione di cui ha parlato Giorgi, e lo hanno fatto in una misura maggiore di quella degli altri SSR. Hanno utilizzato nuovi paradigmi e slogan per giustificare la strategia di sbilanciamento verso il privato ed ottenere il consenso dei cittadini. Hanno trovato quindi dei nuovi significati alla ricerca del consenso dei cittadini. Hanno imitato dei modelli organizzativi e hanno stabilito delle divisioni del lavoro interni al servizio sanitario regionale, che hanno preso da altri contesti per realizzare meglio e di più la privatizzazione. Andiamo oltre. Ecco, se ne parlava prima, i contenuti delle riforme nazionali che sono state riprese tra il 92 e il 95, qui non si vede la data, il 95, vengono sfruttati appieno per la privatizzazione del servizio sanitario lombardo e sono la regionalizzazione, che questo significa autonomia, e questo significa quindi la possibilità di ritagliarsi un ambito territoriale dove effettuare una sperimentazione locale e un progressivo sganciamento dai modelli nazionali. L'aziendalizzazione, che porta con sé delle culture e delle pratiche dell'impresa, che ha di fatto promosso l'appiattimento del pubblico sulla cultura e sui modi di funzionamento tipici delle organizzazioni di mercato, profit per lo più, imprese. E nuovi sistemi di retribuzione delle prestazioni sanitarie, i DRG, dove ogni prestazione collocata in un gruppo più ampio di prestazioni corrispondeva ad una tariffa specifica, e questo ha consentito naturalmente ai privati di misurare e di programmare il loro business. Quindi queste sono le riforme che hanno consentito di poter accedere a questo altro sistema. Ma sono state anche identificati dei paradigmi nuovi e delle nuove parole d'ordine molto importanti. Per esempio, e tutte queste naturalmente hanno sostenuto la strategia di privatizzazione, la sussidiarietà orizzontale. Cosa significa? Significa la possibilità di un'apertura alle organizzazioni private, soprattutto profit, ma anche no profit, e con questa viene rotto il paradigma del welfare state, e con questo viene ridotto il ruolo della componente pubblica del sistema. Parità pubblico-privato, beh, uno slogan. Cioè, però è indimostrabile in teoria, secondo me, e non è assolutamente constatabile in pratica nella realtà del sistema. Libera scelta del cittadino. Beh, visto dalla pandemia, cioè, assume una asignificatività totale nella sostanza questo slogan, soprattutto ora che siamo in assenza di un accesso egualitario ai servizi e gratuito ai servizi del sistema sanitario regionale. Andiamo avanti. E poi, per finire, il modello organizzativo e la macrodivisione del lavoro. Il sistema sanitario lombardo, riformato a partire dal 97 da Formigoni, si è ispirato ad un contesto in cui il Servizio Sanitario Nazionale aveva già subito riforme neoliberiste. Cioè si è sostanzialmente ispirato, o diciamo così, ha copiato il modello dall'NHS, cioè dal Servizio Sanitario Nazionale inglese, anzi britannico per essere precisi, riformato già dai governi conservatori della Gran Bretagna, che nei primi anni 90 era diventato un modello che scorporava la funzione di erogazione dei servizi sanitari dall'ambito esclusivamente pubblico. Cioè, gli erogatori potevano essere privati e lo faceva quindi con la finalità di consentire al privato di entrare in un quasi mercato che poi sarebbe stato definito amministrato e di svolgere quindi,
cioè di svolgere, di sostenere, di erogare tutte le funzioni di erogazione. Andiamo avanti. Quindi il sistema sanitario lombardo consegna la funzione di erogazione alla concorrenza pubblico-privato fin dal 97. Concretamente, per capirci e per sapere esattamente cosa accade in Lombardia, è che possiamo dire che le ASL, che al pari che nelle altre regioni svolgevano tutte le attività del servizio sanitario regionale in modo integrato, programmazione ed erogazione erano congiunte, prevenzione erano congiunte, vengono sostituite dalle ASL riformate, la cui funzione di erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari viene scorporata e messa a disposizione, si dice paritariamente, sia delle strutture private sia delle strutture pubbliche di erogazione. Quindi da quel momento in poi le strutture di erogazione pubbliche e private concorrono tra loro per richiamare a sé e fidelizzare gli utenti del servizio sanitario regionale. Quindi gli ospedali concorrono, i poliambulatori concorrono, i consultori, gli IRCCS, i laboratori, le RSA. Quindi quale specifico servizio sanitario regionale è stato generato quindi in Lombardia? È stato generato quello che viene chiamato un quasi mercato della sanità o un mercato regolato, detto in altri termini, un mercato che viene sostanzialmente pilotato. Nella versione modello misto pubblico-privato, basato sulla parità tra erogatori pubblici e privati, dichiarata, lo dico ancora una volta, ma di fatto inesistente, con ASL che non erogano direttamente i servizi sanitari. Chi definisce il quasi mercato è Legrand, un accademico della London School of Economics, e lo fa nel 91, insomma, intorno ai primi anni 90. Cosa succede agli altri servizi sanitari italiani? Beh, gli autori nella letteratura dicono che anch'essi sono mercati, quasi mercati misti pubblico-privato, ma che diciamo mostrano delle versioni diverse, per cui c'è la versione più integrata, la versione quasi integrata, la versione quasi separata. Quello che resta da dire è che, in altre parole, il modello lombardo è un unicum in Italia, nel senso che è quello che, diciamo, esprime un modello separato, come viene detto, un modello separato. Voglio fare riferimento adesso a due temi che sembrano molto distinti, che sembrano distinti tra loro, ma che finiscono per intrecciarsi. Il primo è riferito al ruolo istituzionale dell'ente Regione Lombardia e la domanda è in che cosa fa la Regione. Il secondo è riferito alle strategie di posizionamento di mercato della sanità privata in Italia. Quali sono? Beh, è la sanità privata stessa che ce lo dice, rispondendo alle domande della Bocconi. Quindi troveremo questo tipo di informazioni nel rapporto OASI 2018. Ecco, sembrano temi disgiunti, però è incredibile, ma è spettacolare la convergenza di questi due temi. Allora, ruolo istituzionale dell'ente Regione Lombardia. Quindi abbiamo di fronte una regione che è governata da circa 25 anni da coalizioni di centrodestra. Abbiamo di fronte a noi una consapevolezza da ottenere, che è quella di renderci conto che normalmente facciamo un errore che viene un po' indotto da una distorsione di ottica che viene appunto prodotta in noi. L'ente Regione Lombardia viene visto da tutti noi, inclusa riguarda anche me, solamente in genere nel ruolo di chi gestisce una quota parte del servizio sanitario nazionale, cioè il proprio servizio sanitario regionale. Cioè noi pensiamo al servizio sanitario regionale e pensiamo che la regione si trovi ad essere impegnata nella regolazione del quasi mercato regionale della sanità. E nello specifico caso, quindi nella specifica versione lombarda per quanto riguarda la mia regione. Ma non si tratta solo di questo, c'è un altro aspetto del ruolo istituzionale che secondo me va messo in luce.
A fianco del Servizio Sanitario Regionale Lombardo, in versione quasi mercato, esiste un mercato diretto della sanità, cioè un mercato diretto dei servizi sanitari e sociosanitari che si sviluppa in parallelo al Servizio Sanitario Regionale, che sta aggrappato al Servizio Sanitario Regionale, ne sfrutta le debolezze per espandersi. Le forze di mercato, praticamente, detto in altri termini, cioè le aziende della sanità privata che sono fornitrici di servizi per il Servizio Sanitario Regionale, sono anche organizzazioni che quindi operano nel mercato diretto, cioè il gruppo San Donato, per esempio, ha una posizione di assoluto rilievo, leader, si direbbe, della sanità privata in Lombardia e in Italia, ma come componente privata del servizio sanitario regionale, cioè del quasi mercato, ma è anche leader per quanto riguarda il mercato diretto della sanità. Ecco, la sanità privata cosa fa? In genere utilizza le stesse strutture fisiche a contratto con il servizio sanitario regionale, le amplia e lì dentro ci mette i posti letto, i posti tecnici, eccetera, che poi verranno sostanzialmente resi disponibili ad utenti solventi cosiddetti, cioè quelli che pagano di tasca propria o pagano attraverso degli intermediari. Le forze di mercato quindi sono dentro il servizio sanitario regionale, le forze di mercato sono dentro il mercato diretto che sta dentro le strutture del servizio sanitario regionale. Andiamo oltre. Quindi non abbiamo sufficientemente, secondo me, messo a fuoco il fatto che la regione non si occupa solo di far entrare nel sistema, diciamo nel servizio sanitario regionale, quindi nel quasi mercato, la sanità privata, fa qualcosa di più. Ha un ruolo nel determinare le possibilità di sviluppo della sanità cosiddetta alternativa. Nel 2002 il governo Formigoni, al suo secondo mandato, aveva chiaramente affermato in due documenti fondamentali. Uno era il piano sociosanitario del 2002-2004 e delibere collegate, che si trattava, per quanto riguarda il governo, di sviluppare, lo dice proprio testualmente, i mercati alternativi. Mercati alternativi, li chiama proprio così, mercati alternativi al servizio sanitario regionale. Quindi veniva in questo modo ammesso che il servizio sanitario regionale era di per sé un mercato e veniva anche chiaramente detto che da parte della regione vi era la possibilità di creare un mercato diretto articolato in altri mercati separati e alternativi al quasi mercato del servizio sanitario regionale. Andiamo oltre. Si può girare. Ok, quindi i reali poteri dell'ente regione sono gestire e regolare il quasi mercato del servizio sanitario regionale, che oggi in Lombardia è a prevalenza del privato, abbiamo visto, visti i dati della Corte dei Conti, e che sarebbe vincolato alle disposizioni nazionali in teoria. Perché? Diciamo in teoria, perché i comportamenti dell'ente regione confermano che non sempre si tratta. C'è questo adeguamento alla legge nazionale e lo vediamo anche in questi giorni che c'è una disposizione, no, a diversificare i comportamenti. Oltre a questa prima attività, c'è l'attività in parallelo di regolare il mercato diretto della sanità. Allora, i governi regionali di centrodestra, che cosa hanno prodotto? Hanno prodotto nel regolare il quasi mercato più privato nel servizio sanitario regionale, producendo loro stessi questo sbilanciamento progressivo del servizio sanitario regionale a favore del privato. Però contemporaneamente, cioè non però, operando per questo tipo di finalità, operando contemporaneamente sia nell'ambito, nella componente pubblica del servizio sanitario regionale, sia nella sfera del privato, ma facendolo in direzioni opposte, cioè la prima direzione andava nei confronti del pubblico verso il depotenziamento e nei confronti delle forze di mercato
andava verso il potenziamento delle forze di mercato. E in parallelo a tutto questo, i governi hanno anche creato il mercato diretto della sanità, o come li chiamano nelle delibere, i mercati alternativi. Andiamo avanti. Cosa è stato fatto nella sfera del pubblico? Abbiamo detto depotenziamento in particolare dei soggetti erogatori pubblici. C'è stata una vera e propria documentata distruzione del valore esistente. Sono state distrutte le infrastrutture, alcune infrastrutture e alcune strutture pubbliche di servizio. E tutto questo ha anche prodotto dall'altra parte una burocratizzazione del pubblico dovuta alla costruzione del quasi mercato. Incredibile, ma appunto il creare il mercato genera burocrazia. E cercherò di spiegare. Cioè, quando si tratta di far entrare nuovi soggetti all'interno del mercato, tu hai bisogno di crearti dei nuovi apparati burocratici che svolgano questa funzione e che mantengano in piedi il mercato. E cosa sono stati appunto ideati, istituiti? I dipartimenti programmazione, acquisto, servizi sanitari e sociosanitari. Cioè la ASL e poi l'ATS in Lombardia che l'ha sostituita, una volta perduta la funzione di erogazione diretta dei servizi ospedalieri e territoriali, viene dotata di dipartimenti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di servizi sanitari, per l'accreditamento delle strutture e per l'acquisto dei servizi delle strutture, dalle strutture erogatrici. Naturalmente tutto questo crea dei problemi, ha creato continuamente dei problemi di mancato controllo, mancato e adeguato controllo. Misure del depotenziamento del servizio, del settore pubblico in Lombardia. Ecco, questo è una, diciamo, un risultato di ricerca. Fra il 97 e il 2017 sono stati eliminati 22.000 posti letto pubblici, cioè sono molto più che dimezzati rispetto al totale del 97, mentre aumentavano di qualche migliaio i posti letto privati. Nello stesso arco temporale sono diminuiti vertiginosamente i dipendenti nel pubblico, sono il meno 11%, quasi 12% in Lombardia, a fronte di un meno 7,3% della media nazionale e a fronte di, nello stesso arco temporale, un aumento per tutte le altre regioni del nord. Diciamo così, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, nello stesso arco temporale hanno una percentuale di aumento. Stiamo parlando di un arco temporale molto lungo. E perché dal 97? Il 97, ricordiamo, è l'anno della riforma Formigoni. In realtà il calo sarà già avvenuto negli ultimi mesi del 95, per tutto il 96, eccetera. Per cui noi abbiamo potuto, come dire, accedere ai dati disponibili che partivano dal 97. E terzo misura di depotenziamento del settore pubblico in Lombardia, molto molto rilevante, è la sparizione dell'infrastruttura pubblica territoriale, intesa come quella infrastruttura, i distretti, che avevano proprie sedi di erogazione dei servizi territoriali. Va detto subito e con energia che nessun'altra regione nel corso dello stesso periodo è intervenuta con questa decisione nel ridimensionare il settore pubblico. Quindi possiamo anche contraddire quelle che sono le argomentazioni, no, che vengono prodotte in questi giorni, che tutto quello che ha avuto a che fare con il ridimensionamento del pubblico in Lombardia è dipeso dai vincoli nazionali. No, perché appunto questo dato sconferma totalmente. Andiamo avanti. Come la Regione Lombardia ha sbilanciato verso il privato fino a rinunciare di fatto al controllo del sistema. Quindi sono state prodotte,
nei confronti della sanità privata delle precondizioni facilitanti l'entrata nel mercato diretto, delle specifiche modalità di entrata nel mercato diretto dei privati, sono state identificate, per cui se una struttura, se un soggetto privato vuole entrare nel mercato diretto dei privati nell'ambito della Lombardia, cosa deve fare? Deve prima di tutto ottenere un'autorizzazione all'esercizio e questo è il primo step obbligatorio. Secondariamente può, se vuole, ottenere anche l'accreditamento istituzionale e che gli dà praticamente un certificato di qualità dei servizi erogati e però può rimanere all'interno del mercato diretto senza dover necessariamente poi accedere al mercato, al quasi mercato, quindi all'SSR. E la modalità di entrata dei privati nel servizio sanitario regionale, quasi mercato, quindi l'ambito pubblico, diciamo così, di finanziamento pubblico dei servizi erogati, e in questo caso gli step sono tre e sono in sequenza: autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale e poi accordo e contrattualizzazione. Qua va fatta una precisazione per quanto riguarda la Lombardia, cioè questo sistema non è lo stesso che ritroviamo nelle altre regioni. C'è una particolarità introdotta dalla Lombardia che ha reso sostanzialmente disgiunte le diverse tappe, cioè uno può essere un soggetto privato che eroga servizi sociosanitari in Lombardia, può essere solo autorizzato e vendere servizi. Può essere autorizzato e accreditato e vendere servizi nel mercato diretto. Se vuole invece entrare nel mercato, nel quasi mercato, cioè nel servizio sanitario regionale propriamente inteso, allora deve anche ottenere un accordo di contratto e quindi verrà messo a contratto dal servizio sanitario regionale. Cosa ha fatto la Lombardia a differenza delle altre regioni, oltre al fatto di disgiungere questi step e non finalizzarli tutti al fatto che la sanità, il soggetto della sanità privata con questi step arrivasse comunque alla contrattualizzazione? Ha sostanzialmente detto che il parametro riferito ai vincoli, cioè i vincoli, agiscono non sull'accreditamento, ma agiscono sulla messa a contratto. Cioè, sostanzialmente entra chi vuole, si accredita chi vuole nella quantità desiderata dai singoli soggetti privati. Una sorta di vincolo esiste solo per quanto riguarda la quantità e la qualità dei servizi erogati messi a contratto. Questo vuol dire che tu hai la possibilità di sviluppare in modo indefinito e amplissimo il cosiddetto mercato diretto, che è una delle funzioni, abbiamo detto, istituzionali della Regione Lombardia, la costruzione del mercato diretto. Quindi c'è anche questo problema della programmazione. In questo modo, sono state operate appunto delle diversificazioni dal cosiddetto modello delle 3A che funziona, diciamo così, negli altri ambiti regionali. Il modello delle 3A, non c'è il tempo naturalmente ora di spiegarlo, viene generato dal decreto del 1999, decreto 229 di Bindi, e viene considerato un sistema, diciamo, istituzionalizzato di costruzione del quasi mercato, sostanzialmente nella sanità. Torniamo diciamo, alle attività svolte dalla Regione Lombardia che hanno fatto sì che sia stato in qualche modo favorito il privato nella entrata nei mercati sanitari lombardi. Sono state determinate condizioni molto flessibili per quanto riguarda la permanenza dei privati nel quasi mercato. Cioè, è vero che esistono i tetti di budget,
nel senso che un privato può erogare solo quei servizi che sono stati predefiniti in un budget a livello di negoziazione con la regione. Ma viene anche aggiunto in altre delibere, quindi se non si fa un lavoro di, come dire, di interazione tra un tipo di contenuto e un altro tipo di contenuto nelle delibere, non si riesce a cogliere questa cosa. Cioè ci sono delle delibere che permettono al privato, perché chiaramente non viene detto che la cosa si rivolge al privato, viene detto che si rivolge agli erogatori, ma quando si dice che un erogatore può spostare il proprio budget all'interno di altre strutture che sono anche in altre ASL, ATS in questo caso, vuol dire che tu escludi il soggetto pubblico, perché le strutture pubbliche di erogazione hanno una configurazione territoriale molto rigida e non possono spostare budget territorialmente in altre ATS, in altre, perché quelli sono fortemente radicati al territorio. Quindi, come vedete, c'è una norma che sembra paritaria, no? Perché è rivolta nominalmente sia al soggetto pubblico sia al soggetto privato, in realtà favorisce solo il soggetto privato, perché è l'unico ad essere costituito da gruppi, ad essere dei gruppi praticamente economici di sanità privata che hanno più strutture in ambito regionale, collocate in ATS diverse, no? In 6-7 ATS, per cui un unico soggetto gestore che ha i budget di 17, poniamo, strutture ospedaliere in ambito regionale, quando sta per raggiungere il tetto in una qualche, diciamo, struttura, può comunque giocarsi, no, questo tipo di flessibilità sulle altre strutture, indipendentemente dal territorio. E poi, per finire, il carente controllo che esercitato in tutti questi numerosi anni, sostanzialmente ha consentito una permanenza dei privati nel mercato assolutamente indisturbata, in un certo senso. Andiamo avanti. Solo per farvi capire quali possono essere le condizioni, precondizioni facilitanti l'entrata dei privati e facilitanti quindi il loro business nel quasi mercato. Si concedono parti di suolo pubblico in zone di alto prestigio urbanistico per realizzare le strutture erogatrici. Si facilita l'accesso fisico alle strutture private, si vengono a costruire specifiche modalità di spostamento, di segnaletica, di mobilità facilitata. Pensiamo, non so, alle linee, diciamo, di treno senza conducente che sono collegate alla metropolitana e che appunto consentono l'accesso alle strutture private. Investimenti strutturali e contributi rivolti ai privati, sollecitazioni continue nei confronti dei privati alla stesura di progetti finanziabili da parte del pubblico, accordi con i privati che sono precedenti a vincoli posti dal nazionale e che quindi, cioè, viene detto, non possono essere non rispettati in quanto precedenti ai vincoli nazionali. Quindi è anche questo un modo per aggirare i blocchi che provengono, i vincoli che provengono dall'ambito nazionale. Poi continui processi di riordino, di ricollocazione dei servizi pubblici esistenti che poi finiscono per, guarda caso, no, comportare l'attribuzione dei servizi a più alto valore aggiunto ai privati. Strutture private ospedaliere promosse ai ranghi di IRCCS, per esempio, e questo è successo molte, molte volte. Andiamo avanti. La privatizzazione non è solo una questione quindi di sbilanciamento del sistema verso il privato, questo va detto chiaramente. Il caso emblematico della Lombardia ci dice che anche porta ad una modificazione strutturale dell'impianto del servizio sanitario regionale.
cioè il fatto di voler far entrare i privati nel quasi mercato ha come conseguenza questa modificazione lenta ma inesorabile dell'impianto stesso del servizio sanitario, nelle sue parti, diciamo, costitutive essenziali. Quindi, per esempio, facciamo degli esempi di questo. La collocazione della funzione di erogazione all'interno del quasi mercato ha determinato anche in Lombardia le sorti del distretto. Cioè, il depotenziamento e la distruzione del distretto sono connessi in modo stretto con la messa a disposizione dei servizi territoriali ai privati che si è generata con la separazione della funzione di erogazione dalle restanti funzioni. Cioè l'istituzione del quasi mercato ha sostanzialmente determinato le precondizioni della morte del distretto. Dirà qualcuno che il distretto Lombardia c'è. No, c'è una forma che non è il distretto originario. Si chiama ancora distretto, ma ha perso le caratteristiche del distretto originario e non eroga servizi territoriali. Altro esempio. Abbiamo detto che stiamo facendo gli esempi che ci portano a mettere a fuoco le modificazioni strutturali. La Regione, nella sua attività in materia di sanità, che quindi svolge nell'attività legislativa ma anche in quella di governo, a volte si è resa e continua a rendersi impermeabile agli impulsi anche di tipo normativo che vengono dal Ministero e dal livello nazionale. Tre esempi. Il modello delle 3A, così come è stato definito da Bindi, nella riforma Bindi, è stato ampiamente rivisitato, cioè sembra essere stato applicato, ma in realtà è stato riveduto nelle proprie finalità e ha consentito quella cosa che abbiamo descritto prima, cioè lo sviluppo dei mercati diretti. Cioè laddove io separo autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione nella modalità svolta dalla Regione Lombardia, ottengo non un percorso istituzionalizzato per la messa a contratto dei soggetti privati, ma ottengo un percorso istituzionalizzato di riferimento che mi consente di creare i mercati diretti. Ok? Poi, altra questione. Classificazione delle strutture ospedaliere in Lombardia non è stata mai realizzata. Perché? Perché confligge con la privatizzazione del sistema. Avrebbe impedito una, diciamo, possibilità di entrata senza vincoli del privato nel sistema. Questo è un altro non recepimento di un vincolo nazionale. Poi, OTA, organismo tecnicamente accreditante, cioè è stato definito a livello di Conferenza Stato e Regione, che andava identificata una nuova struttura, un nuovo organismo che si occupasse dell'accreditamento e quindi di tutto quello che ha a che fare con l'entrata dei privati nel sistema. Ed è stato, come dire, formalizzato. In Lombardia è stato acquisito con molto ritardo e con modalità totalmente, diciamo così, rivisitate. O comunque, insomma, non pienamente soddisfacenti, diciamo così, il dettato dell'accordo stesso. Quindi qua non si tratta solo di inerzia o della mancata attuazione delle leggi nazionali. Per quello che ho potuto verificare, questo è un risultato di ricerca, c'è stata una meticolosa costruzione di norme che andavano a giustificare il perseguimento di percorsi totalmente alternativi o in parte alternativi e che erano dettati prevalentemente dal rapporto che si era generato tra i soggetti pubblici e i soggetti privati all'interno della regione. Andiamo avanti di un altro. Torniamo indietro un attimo. Ok,
Allora, avevamo detto prima che c'erano due focus distinti che erano incredibilmente portati verso una convergenza. E adesso andiamo a vedere il secondo di quei temi, cioè le strategie di posizionamento della sanità privata. È molto importante definirle. Allora, in riferimento al rapporto OASI, come dicevo, del 2018, quindi a quello che scrive la Bocconi nei suoi rapporti annuali riferiti alla sanità. Lì c'è la dichiarazione, la rielaborazione di, diciamo, di una descrizione delle strategie di posizionamento della sanità privata sul mercato della sanità italiano. Bene, queste aziende dicono, stiamo parlando dei cosiddetti grandi player, cioè dei grandi gruppi della sanità privata. Beh, questi dicono che per tutto il periodo che verrà saranno molto impegnati nella ricerca di una crescita dimensionale ed economica, cioè il che vuol dire che sono orientati a sviluppare il numero delle strutture, sviluppare le gamme di servizi che intendono offrire e naturalmente quando ci si riferisce all'economico vuol dire che tutto questo dovrà portare un evidente aumento di fatturato e con il conseguente naturalmente aumento di profitti. Ricordo che i profitti nell'ambito della sanità sono molto molto maggiori della media dei profitti di altri settori, per quanto riguarda la sanità privata intendo. E che avrebbero fatto questa ricerca di una crescita dimensionale ed economica, fidelizzando gli utenti del servizio sanitario regionale, i pazienti paganti di tasca propria, gli utenti paganti tramite intermediari, le casse mutue, le assicurazioni, e non solo, cioè si sarebbero riferiti sia agli utenti italiani, ma anche agli utenti stranieri. Questo avrebbe comportato quindi un consolidamento di tutto quello che già nell'ambito del quasi mercato, quindi nel servizio sanitario regionale, come componente privata facevano, no? Cioè quindi crescita nei servizi già offerti nelle altre, questo ovviamente lo si desume, crescita nei servizi già offerti nelle altre specialità, nei ricoveri e cura, nella riabilitazione, nei servizi ambulatoriali, nei servizi di prevenzione. Cioè, ricordiamoci che la prevenzione, mentre in altri sistemi sanitari regionali è fortemente ancora ancorata alle attività delle ASL, qui comincia ad essere, come dire, una funzione che comincia a prendere altre direzioni. Quindi la prevenzione, lo vediamo anche in questo periodo di Covid, comincia ad essere un'attività anche dei soggetti privati. Laboratori. Ecco, questo è tutto quello che avviene nell'ambito del servizio sanitario regionale. Ma nel mercato diretto cosa dicono di voler fare? E poi non è detto che tutto questo non si ribalti per quanto possibile anche nel servizio sanitario regionale. Beh, a maggior ragione, ancora di più i servizi di prevenzione, quelli che possono essere pagati direttamente dagli utenti o dalle assicurazioni o dalle casse mutue. Tutto ciò che riguarda la fisioterapia, la nutraceutica, le consulenze su sport e alimentazione e poi servizi cosiddetti di smart clinic o di walking clinic in aree commerciali ad alta frequentazione, come avviene già nel Regno Unito. E poi la specialistica ambulatoriale in regime di privato sociale. Cosa vuol dire? Cioè che tu vendi dei servizi sanitari e li vendi a prezzi competitivi con il servizio sanitario regionale rispetto sia ai ticket sia all'intramenia, cioè concorri su questi due ambiti. Ecco, il secondo aspetto della strategia, rivelata direttamente dai gruppi, principali gruppi della sanità privata, c'è un'esplorazione per realizzare alleanze di integrazioni con il settore assicurativo. Andiamo avanti. Bene, allora, quello che è apparso evidente è che al lettore nel 2018 era che quelli che venivano indicati come aspetti della strategia futura erano in realtà già realizzazioni nella sanità privata, nella sanità lombarda.
Quindi il processo di privatizzazione del servizio sanitario in Lombardia è di fatto già la realizzazione piena della strategia di marketing della sanità privata. E viene da chiedersi se l'ente regione non abbia scambiato il suo ruolo, adesso provocatoriamente, ma permettetemi questa battuta, il suo ruolo istituzionale con quello di ufficio marketing strategico della sanità privata, perché cioè, questa cosa che doveva avvenire di fatto l'abbiamo già vista. Ecco, passiamo oltre. Ecco, io ho fatto una descrizione che può essere davvero, come dire, può aver generato un senso di sconforto in un certo senso, però non è che non sia possibile un'inversione di tendenza anche in Lombardia. La prima questione riguarda il ruolo sovraordinato del pubblico nei confronti del privato. Questa è la prima cosa da considerare. E questo ruolo sovraordinato del pubblico nei confronti del privato deve avere finalità esclusivamente pubbliche. Un altro aspetto fondamentale per generare una sorta di inversione è che si deve entrare in possesso del quadro conoscitivo completo dell'offerta di servizi. Non basta avere un panorama riferito al servizio sanitario regionale nel senso di quasi mercato. Bisogna proprio andare a conoscere ogni diversa articolazione del mercato della sanità in Lombardia, collocazione e diciamo soprattutto classificazione dell'esistente in termini di servizi e di strutture. Poi va ripresa la programmazione. La programmazione è una funzione che è molto, molto trascurata in Regione Lombardia perché è semplice, perché contrasta i processi di privatizzazione. Avrebbe dovuto portare quindi a questa conoscenza completa del quadro dell'erogazione generata appunto da tutte le azioni pregresse. Questo quadro non si ha e questa programmazione quindi difficilmente può essere fatta, anche ci fossero le intenzioni. Le intenzioni sembrano non esserci, tra l'altro. E poi, altro aspetto, sempre riferito alla Lombardia, è che va ricostruita l'infrastruttura pubblica territoriale, quindi intendo dire che il distretto e i suoi servizi di medicina territoriale vanno ricostituiti e le USCAR vanno agganciate a questa infrastruttura pubblica. È una notizia di oggi che l'ospedale San Raffaele invece ha sostituito le USCA a pagamento, dando un servizio assolutamente inqualificabile rispetto a un servizio pubblico che può essere generato dalle USCA in altre regioni. E poi accesso agli eventuali finanziamenti europei per finanziare la parte pubblica del servizio sanitario sociosanitario, stando veramente attenti che non si vada a, diciamo, elargire risorse, ulteriori risorse al privato. Grazie, grazie per l'attenzione. Grazie. Allora do la parola a Marco Geddes, per il suo intervento. Grazie. Grazie, non so se hai le diapositive, se ce l'hai Sì, bene, se no faccio anche senza. Tanto mentre le carichi dico due cose che ho sentito questi due interventi di Chiara Giorgi e di Maria Elisa Sarto e devo dire di grande interesse, anche se non mi solleva, specie l'ultimo intervento, dal un certo pessimismo, ecco, un certo pessimismo. Spero che la situazione possa invertirsi, ma leggevo ieri sul secolo XIX che il gruppo Pesenti compra il 92,5% del gruppo Casa della Salute, notare il nome, insomma, ecco, questo è veramente notevole, questo aspetto qui, no? Le Casa della Salute, che sono una serie
di poliambulatori messi in piedi da un ex ciclista professionista, Marco Fertonani, che resta a dirigere questo insieme, e Carlo Pesenti dice che la Casa della Salute è un modello di successo capace di rispondere a una domanda crescente grazie a uno staff medico qualificato. Noi, quando si andrà a promuovere nel dibattito Casa della Salute, troveremo che abbiamo di fronte anche questa novità e questo equivoco anche linguistico estremamente forte. Ecco, vengo e tento di essere abbastanza rapido al tema che mi è stato assegnato: sanità integrativa sostitutiva e welfare aziendale, intermediazione finanziaria. Quando dico cambia, si cambia la diapositiva, benissimo, no, no, va bene quella precedente. Volevo premettere una cosa, perché le volte, anche quando mi ho fatto interventi, scritto testi, libri, eccetera, mi sono sentito dire: ma insomma, voi ce l'avete con il privato. Ma il privato nell'ambito sanitario, nell'ambito sanitario, il suo complesso è una presenza fortissima, in parte inevitabile, ma anche più forte di quello che sarebbe, a mio parere, opportuno in alcuni settori. Vedi, abbiamo eliminato qualsiasi presenza pubblica nell'ambito farmaceutico, e voi vedete che nel 2015 esprimeva in valori assoluti una produzione di 100 miliardi, 100 miliardi, di cui oltre 12 in servizi ospedalieri e residenziali. Passo alla successiva: in termini di occupati, ne aveva più del Servizio Sanitario Nazionale. E passo alla successiva: un aggiornamento lo dava la Fondazione Ambrosetti, diceva che si tratta di una filiera che in Italia ha un peso importante sull'intera economia, con una produzione di valore di 108 miliardi. Quindi, come vedete, quando si parla di pubblico e privato in sanità, ci si colloca anche in una realtà produttiva in cui il pubblico ha fatto, rispetto a imprese pubbliche, alla presenza della sanità militare o farmaceutico, e a un'attività che era in qualche modo presente negli anni 60-70, anche prima della via della riforma sanitaria, ha fatto passi indietro, come testimonia poi l'assenza di qualsiasi presidio anti-Covid, anche le mascherine, nel sistema sanitario produttivo, nella filiera direi produttiva italiana. Però vengo all'altro aspetto, successiva, anche in termini di posti letto: la contrazione nell'ambito pubblico che si è avuta dagli anni 80 è stata assai più intensa di quella nell'ambito privato, e ora nella percentuale, invece, in termini percentuali, i privati hanno una presenza maggiore di quella che avevano in partenza, quindi con l'avvio della riforma sanitaria. E come abbiamo ampiamente documentato, poi nei settori meno esposti all'emergenza, per cui non ci sono centri ustioni, c'è una presenza di terapie intensive ridotta rispetto al pubblico, c'è una presenza, qua una sostanziale assenza di reparti per malattie infettive, e è questo che ha poi sbilanciato
perché poi questa distribuzione, come notava la precedente intervento di Maria Elisa Sartor, ha sbilanciato, è diversificato da regione a regione, ha sbilanciato in misura notevole. Vengo al tema più in questo contesto, l'idea che un secondo pilastro sia una soluzione a varie problematiche, e questo è stato avanzato nel dibattito politico da più autorevoli soggetti, personalità. Giuliano Amato lo avanzava nel 1992, ipotizzando che chi aveva fasce di reddito superiori una parte delle prestazioni sanitarie sia rimessa a quote di contributo lasciate nelle tasche dell'utente affidate a casse integrative. E lo accennava Mario Monti nel 2012 ed anche Umberto Veronesi: chi supera una certa soglia di reddito dovrebbe uscire dalla copertura del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è l'elemento, copertura e uscire. Più recentemente c'è la proposta di Nicola Rossi della Fondazione Leone, ex senatore del Partito Democratico. Siamo nel 2017, la previsione di un regime di opting out dal Servizio Sanitario Nazionale e conseguente, qui è molto esplicita, conseguente eliminazione del contributo sanitario per coloro che scegliessero la sanità privata. E Alesina e Giavazzi sul Corriere della Sera del 2018 insistevano in questo concetto e in qualche misura l'allargavano a un altro fondamento, no, della, fermo qui, a un altro fondamento della welfare, cioè a far pagare anche l'università, cioè l'istruzione e alcuni servizi sanitari alle famiglie relativamente ricche attraverso le assicurazioni private. Vedete quindi il tema dell'assicurazione privata che copre il welfare in ambito sanitario e via via in ambito dell'istruzione. Direi i due pilastri su cui si è basata la costruzione della società avanzate dell'Occidente dal dopoguerra. Ecco, qual è il motivo che viene avanzato? Motivo, io ho detto, in qualche misura posso anche capire l'elemento di comprensibile negli anni 90, cioè la forte crescita della spesa pubblica e sanitaria. Però voglio dire, quando si proietta, e questa è una proiezione fatta a livello della contabilità dello Stato, cioè quella su cui vengono fatte poi le leggi finanziarie e le previsioni di spesa, voi vedete che in termini di rapporto al prodotto interno lordo noi non siamo, e questo risulta quindi incomprensibile a prescindere la caduta dal 7 al 6,5% della spesa pubblica per la sanità dal 2010 al 2019-2020, poi ora c'è fenomeni che andremo a verificare in futuro. Però con l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle classi d'età avanzate e altri elementi di diversa valutazione della spesa sanitaria possibile, dei consumi, si arriva a un livello che non raggiunge l'8% e ci si attesta quindi nel 7,7% negli scenari futuri.
futuri, scenari che non dovevano apparire come scenari drammatici. E allora, di fronte a questo, invece, si invita a sviluppare una sanità che ha integrativa, come dice la successiva, integrativa, complementare o sostitutiva attraverso i fondi sanitari. Nella integrativa sono coperte le prestazioni non garantite dal servizio sanitario, tipicamente le odontoiatriche, gli occhiali, le prestazioni riabilitative non coperte dal servizio sanitario nazionale. Ha degli elementi, solleva delle criticità, come dicono alcuni studiosi, alcune studiose, che evidentemente anche un fondo sanitario integrativo non incentiva un'estensione della copertura del servizio sanitario nazionale, come è stato proposto in altri paesi. Per esempio in Francia è stata proposta dal Presidente della Repubblica Francese un'estensione anche a copertura degli occhiali. I complementari è invece quella che dà un'indennità ad alcune categorie in cui l'elemento di malattia ha una ricaduta, ad esempio sul lavoro autonomo, e anche il rimborso dei ticket sanitari. La sostitutiva, poi dirò qualcosa sui ticket molto rapidamente, la sostitutiva, il fondo eroga prestazioni già garantite dal sistema pubblico, con una funzione quindi sostitutiva di quello che dà il Servizio Sanitario Nazionale. E sostanzialmente i fondi sanitari contrattuali sono largamente sostitutivi duplicativi. Sostitutivi duplicativi mettendo dentro anche la spesa del ticket, ora un po' ridimensionata grazie a una campagna contro questa tassa sulla malattia, ma ricordo che il ticket era stato introdotto per ridurre quelli che sono comportamenti opportunistici, e il metterlo all'interno di forme assicurative complementari o sostitutive contrattuali anche è come mettere dentro il rimborso, l'ho detto provocatoriamente, ma insomma il rimborso della multa se tu posteggi al posto di un handicappato alla fine, cioè se tu vuoi scoraggiare dei comportamenti poi non li metti in contratto il rimborso. Ecco, toccherò velocemente tre temi: perché le imprese e i sindacati si occupano di sanità nella contrattazione, quanto sono diffusi i fondi, con alcune informazioni derivate da studi non miei li citerò, e quali effetti hanno negativi sul servizio sanitario. Le imprese e i sindacati successivi perché si occupano dei fondi? Perché hanno una copertura di bisogni dei lavoratori che sono sempre più scoperti. Per i tagli sono, diciamo, fra virgolette, compensativi per i tagli alla spesa pubblica. E poi rinforzano un po' il potere contrattuale dei lavoratori, e si dice anche che legano in qualche misura, danno una fidelizzazione verso la impresa. In realtà gli altri motivi sono, sbaglio alla successiva, gli incentivi fiscali crescenti che sono stati offerti per da un lato, diciamo, facilitare la contrattazione, ma orientare anche verso il privato, anche il privato in sanità, perché poi dietro a questi livelli di welfare contrattuale nell'ambito della sanità
c'è il sistema privato e il sistema assicurativo, e poi per facilitare, questo lo dicono molto i sindacalisti logicamente, per facilitare un po' la contrattazione in un momento di difficoltà, questo è l'elemento di accettazione. E quindi passo all'altra slide. Che cos'è che noi abbiamo? Abbiamo che in Italia noi abbiamo i bisogni sociali tradizionalmente affrontati in Italia in un'ottica di diritto del lavoro, i tempi di lavoro, la conciliazione, gli elementi pensionistici, la copertura di fasi di disoccupazione. Beh, io devo dire che quest'ambito qui, rafforzato in un welfare contrattuale, ha una sua maggiore logica, ecco. E mentre i bisogni sociali affrontati dentro un'ottica di cittadinanza come la salute, quando è poi tanto più non integrativo ma sostitutivo, mi pare che dovrebbero essere dai sindacati anche trattati lasciandoli all'esterno della contrattazione, mentre e voi vedete che nella successiva, nella ricerca fatta da Emanuele Pavolini su oltre 2000 imprese per l'Università di Macerata, è il fondo sanitario integrativo cosiddetto, ma in larga parte sostitutivo, che è l'elemento più diffuso che era perlomeno nel 2019 l'elemento più diffuso nelle aziende, mentre altri elementi, guardate l'attività di formazione e aggiornamento professionale, è circa la metà, è il 34% delle aziende. Perché ho toccato questi due? Anche perché hanno un elemento diverso, mentre il fondo sanitario assicurativo agisce nell'anno in corso, negli anni in corso i contrattuali, anche nel suo potenziale utilizzo, e poi quando eventualmente hai una situazione di crisi aziendale, la prima cosa ti viene tolto anche quello, altre forme, oppure quando te vai fuori da quel mercato del lavoro e vai in un'altra azienda, non te lo porti dietro, l'attività di formazione, che ha una sua maggiore logica, diventa un patrimonio trasferibile, perché ti sei dotato di capacità lavorative e di conoscenze che puoi trasferire. Quindi anche questo è un elemento di notevole diversità, e come vedete dalla slide successiva, i fondi per più categorie si sono diffusi, in particolare dal 2005, con una crescita continua grazie alle facilitazioni fiscali. Allora, la mia domanda, vado alla slide, e le mie domande sono queste. I fondi e le assicurazioni che mediano, che sono intermediarie poi dei fondi, sono più o meno onerosi rispetto alle prestazioni pubbliche? Prima domanda. Seconda domanda. Hanno un effetto di contenimento della spesa sanitaria pubblica, per cui sono lodati e ricercati? Lo avranno in futuro? Sono più efficaci? E come giocano sull'equità? Tocco velocemente questi argomenti. Sono più o meno onerosi? Devo dire che è noto in realtà che le transazioni di tipo assicurativo nel loro complesso, perché qui si tende anche da parte delle associazioni assicurative a invitare e pigiare sul
sul governo, sul Parlamento, affinché forme di defiscalizzazione si estendano, beh, i costi amministrativi Non si sente. Cosa è successo? Sì, sono circa il 15-20% più elevato. Mi sentite? Sì. L'accantonamento è necessario e in più c'è una percentuale legata ai profitti. Perché i costi amministrativi sono più alti? I costi amministrativi vai avanti sono più alti perché devi fare una valutazione dell'utente, che sia il gruppo che hai assicurato, che siano quella fascia di dipendenti, che sia il singolo, quindi vai a verificare se è assicurato, non ancora se è in regola con il pagamento, se è coperto per quel tipo di evento dal contratto, dalla sua posizione nella fabbrica, o anche come individuo, se è prevista una franchigia, se si è rivolta alla rete dei propri fornitori o se invece è andato ad altri fornitori, eccetera, eccetera, e dall'altra parte le molteplici verifiche sui fornitori stessi. Porto due esempi di tipo assicurativo per farvi vedere questo. In Svizzera l'evoluzione dei costi assicurativi rispetto a una partenza 100 nel 96 è stata del 207, mentre i costi per la sanità, perché la spesa è prevista anche una quota ovviamente di sanità pubblica, ha avuto un aumento, è arrivata al 172 in un aumento del PIL del 146, facendo base 100 nel 96. Cioè i costi assicurativi hanno una crescita maggiore e anche negli Stati Uniti in maniera rilevantissima, ha un reddito medio che ha avuto un aumento del 30% in quel periodo, le tasse per il servizio sanitario, Medicare e Medicaid, hanno avuto un aumento del 27,5%, i premi assicurativi del 127%, quasi il doppio dell'out of pocket. Come vedete, quindi, questo gioca, hanno un effetto nel contenimento della spesa sanitaria pubblica, certamente perché si fa uscire le persone, eccetera. In realtà, dalla letteratura vi è un incremento delle prestazioni complessive, vi è un numero più elevato di visite specialistiche e gli accessi ambulatoriali anche nel settore pubblico vengono aumentati, hanno un effetto di trascinamento e un rapporto dell'OCSE dice in molti casi ha anche provocato notevoli problemi di equità e ha aumentato la spesa sanitaria totale e in alcuni casi anche quella pubblica. Questo meccanismo di contenimento non ce l'hanno. Avranno un effetto sul futuro, ma voi vedete che l'effetto sul futuro è del tutto improbabile, perché in riferimento a un valore medio 100 i valori per fascia di età della spesa out of pocket riguardano essenzialmente gli anziani, cioè quelli che sono al di fuori di un livello di contrattazione per cui non sono più occupati e non sono coperti da un sistema di welfare. E se voi guardate quella che è previsto l'aumento della spesa, vale alla successiva, della spesa sanitaria nel futuro, la spesa sanitaria si contrarrà negli 0-64 anni per un motivo sostanzialmente demografico.
cioè quella curva che ho fatto vedere prima all'inizio delle previsioni di spesa fino al 2065, non è a carico delle fasce occupate o occupande dei giovani, è scarsamente a carico delle fasce 65-79 e invece è notevolmente a carico la spesa per gli anziani e i grandi anziani, il che vuol dire che un sistema di welfare aziendale, anche se si estende fino a 65 anni, che sono pochi gli occupati a quel livello lì, non copre certamente l'aumento di spesa futura che riguarda gli anziani. Le prestazioni sono più efficaci, qui presto poche parole, qui siamo di fronte a offerte contrattuali, è una slide che ha girato, è presente in vari articoli, in cui, ahimè, il contratto del metalmeccanici andava ad offrire una frequenza di prestazioni, quindi senza, siamo nella fascia della prevenzione, del tutto inappropriata, vedi il PSA, vedi l'ecografia transrettale e vedi la frequenza mammografia, pap test, che sono state contrattualizzate. Sull'equità vi è poco da dire, perché è evidente che alcuni nel welfare aziendale pagano sotto forma di mancato reddito, perché nella contrattazione una quota, prestazioni di cui non godono ma di cui altri godono, e quindi tax expeditor, cioè il passaggio di spesa soldi dalla finanza pubblica. È limitata a chi lavora e chi è dipendente e favorisce chi è più ricco, cioè chi ha un maggiore reddito, per le detrazioni che sono maggiori con il crescere del reddito del lavoratore. Diminuisce inevitabilmente le risorse pubbliche, anche quelle del servizio sanitario, sono sostitutive in larga parte, non integrative, indebolisce la voce a sostegno delle prestazioni pubbliche, anche di quelle eventualmente integrative, e hanno un livello di inappropriatezza. Per dare un dato e una riflessione di Cesare Damiano, ex ministro del lavoro, nel novembre del 2020, in un articolo che sta uscendo ora, gli sgravi contributivi e fiscali che favoriscono la contrattazione, da un lato un fattore di irrobustimento di coesione sociale, un'accentuazione delle diseguaglianze di trattamento fra chi è contrattualmente forte e stabile nel lavoro e chi è nel recinto del lavoro fragile e discontinuo. Quindi, mentre da un lato il mondo padronale ha discusso di flessibilità, da quell'altro invece persegue un welfare aziendale che ha ritorni sul loro patrimonio, perché spesso sono incrociati come proprietari di attività sanitaria privata e di sistemi assicurativi. Hanno fatto delle colleghe che hanno presentato il costo fiscale complessivo, che viene stimato fra 1,325 miliardi di euro per circa 5 milioni di contribuenti, cioè quelli che sono coperti da quei sistemi dei fondi di welfare aziendale.
e tanto è poco, tenete conto che con 3,2 miliardi di euro si va incontro alle spese sanitarie di 18 milioni di contribuenti, gli scontrini delle nostre farmacie, del ticket, eccetera, quindi ci si concentra in realtà un beneficio tax expeditor su 5 milioni di contribuenti e via via che aumentano diminuisce la capacità di incamerare fiscalmente. Ecco, quindi vado alle conclusioni. Cos'è che ha fatto? Noi si è spostato a causa delle liste d'attesa, a causa del ticket, verso fondi e assicurazioni in una quantità che voi vedete nella successiva slide, dato il taglio di 35.000, in realtà poi nel periodo più lungo di oltre 45.000 operatori, la riduzione dei medici di medicina generale nei prossimi anni, anche per la quota 100, un taglio che ha colpito anche gli infermieri, una continua defiscalizzazione. Beh, voglio dire, e un continuo taglio degli investimenti, voglio dire due cose. Una è questa, e chiudo veramente. E qui ha seguito, vai un momento alla precedente, se è possibile, quello che è l'indicazione del Trading Service Agreement, cioè l'idea che c'è un potenziale enorme non sfruttato dalla globalizzazione dei servizi sanitari, che è dovuto al fatto che i sistemi sanitari sono finalizzati ed erogati, dice il TISA, il rosso l'ho aggiunto io perché interpreto i loro sentimenti, purtroppo dallo Stato e da enti assistenziali, e quindi non sono di interesse e bisogna che lo diventino per investitori stranieri a causa dell'assenza di finalità commerciali, cioè a causa di profitto se sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. Io faccio due slide finali. Io temo che da questa situazione del Covid noi si possa uscire in un modo, vale a dire, in realtà si è apprezzato molto la reazione che la capacità del Servizio Sanitario Nazionale, ma un'uscita possibile sia quella di interpretare il Servizio Sanitario Nazionale come capace e necessario di fare fronte ai grandi rischi e quindi a queste, alle future pandemie. E siccome ci troviamo in maggiore difficoltà alla visita medica, alla visita specialistica, a una via che sia indipendente da questi grandi rischi, noi si rafforzi poi alla fine fondi e assicurazioni e alla sanità privata a cui affidare proprio la specialistica, l'ambulatoriale, e il medico di medicina generale, che diventa un'attività privatistica anche quella, e invece i grandi rischi restano al Servizio Sanitario Nazionale. Noi dovremmo avere la capacità, e chiudo con questa seconda, quest'altra slide, invece di avere una sanità che si fonda su tre pilastri, che non sono l'out of pocket, le assicurazioni del Servizio Sanitario Nazionale, ma che sono il Servizio Sanitario Nazionale, la comunità e i servizi sociali. Ecco, questa è una sfida molto rilevante che abbiamo di fronte. Grazie per l'attenzione. Grazie a Marco Geddes, che è stato assolutamente chiarissimo per quanto riguarda questa questione. In effetti, nel periodo tra, diciamo così, due picchi della pandemia, io ho notato in televisione un aumento delle pubblicità per le assicurazioni sanitarie integrative. Esattamente, esattamente. Per cui è indicativo quello. Lascio la parola adesso a Angelo Barbato, scusandomi per il
Scusami Angelo, io ti sento per 5 minuti, poi devo passare a un... Grazie, ovviamente io data l'ora... Non si sente? Mi senti ora? Un po' no, di più. Si sente poco? Così? Poco? Io sento poco, pochissimo. Se riesci magari a avvicinarti un po' di più al... Prova? Mi sentite ora? Un po' di più, sì. Non so, io ho messo il microfono, ovviamente. E dovrebbe sì. essere, cercherò di parlare con voce più alta, non so se il mio microfono... Si sente male. Allora, così mi sentite meglio così? Sì, 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 sì direi sì. che così va meglio. Un po' meglio, sì. Va bene, allora io non abbrevierò la mia presentazione perché ormai è tardi e mi concentrerò sui punti essenziali che sono identificati nel titolo della mia presentazione, cioè quello della politica del farmaco e del ruolo del governo pubblico sul problema dei farmaci e del ruolo dell'industria e della interazione che c'è tra questi due aspetti, tra questi due mondi. Allora, il problema dei farmaci è un problema complesso che riguarda tanti aspetti diversi e io direi che si situa al crocevia di quattro aspetti fondamentali. In primo luogo, i farmaci sono sviluppati dalla ricerca biomedica, quindi costituiscono un aspetto importante della ricerca scientifica. Questo implica ovviamente una politica della ricerca. Secondo aspetto, i farmaci sono un prodotto industriale, cioè sono sviluppati e prodotti e commercializzati da aziende farmaceutiche. Quindi il problema dei farmaci e dell'accesso ai farmaci implica un rapporto tra poteri pubblici e industria privata e indica la necessità di una politica industriale. In terzo luogo, i farmaci ovviamente sono uno strumento di cura che ha un impatto sulla salute, ha un impatto in termini di benefici e anche un impatto in termini di rischi potenziali. Quindi il problema della regolamentazione e dell'uso dei farmaci è un problema importante per le sue conseguenze sulla sanità pubblica. Infine, i farmaci hanno un costo perché vengono venduti, commercializzati e hanno un costo e sono una componente della spesa sanitaria. Quindi il problema del costo dei farmaci e delle modalità con cui questo viene gestito sono importanti in termini di governo della spesa sanitaria. Ricordiamo che in Italia la spesa sanitaria copre circa un po' meno del 20% della spesa sanitaria globale, quindi per un totale di circa 29 miliardi di euro annui. Ricordiamo che il 71% di questa spesa è spesa pubblica, però c'è una componente importante di spesa privata nel costo dei farmaci, che è il 29%, cioè parliamo di quasi 9 miliardi di euro di spesa privata. E questa spesa privata è dovuta in misura un po' più del 50% per le compartecipazioni, cioè per i cosiddetti ticket, che vengono pagati anche per i farmaci che vengono dati dal Servizio Sanitario Nazionale. Ma un'altra parte deriva da una spesa cosiddetta out of pocket, cioè spesa privata pura, che viene sostenuta direttamente dai cittadini. Allora, quindi questo è il quadro. La spesa per i farmaci negli ultimi anni è diminuita, però negli ultimi due anni c'è stata un'inversione di tendenza, cioè c'è stato un aumento. La spesa era diminuita perché molti farmaci erano usciti fuori il brevetto e questo, come dirò, è un aspetto importante del costo dei farmaci, cioè il fatto che i farmaci vengono, quando vengono prodotti, vengono coperti da un brevetto. Però ora i costi stanno aumentando e io direi che è previsto che aumentino se non ci saranno interventi importanti a livello di politica del farmaco. E perché aumentano? Aumentano perché l'industria farmaceutica si sta spostando
sta modificando le sue attitudini allo sviluppo dei farmaci e sta passando dallo sviluppo di farmaci destinati a grandi fasce di popolazione per problematiche sanitarie o malattie molto diffuse che hanno un costo unitario basso, a prodotti di nicchia che sono riservati a fasce di popolazione molto ristrette, malattie molto rare, che sono estremamente costosi. Farò degli esempi. E poi c'è un problema di sviluppo di diverse tipologie di farmaci che in realtà non stanno stretti nella definizione dei farmaci. Parliamo degli anticorpi monoclonali, che sono prodotti biologici, non sono prodotti di sintesi chimica, e che hanno un processo di sviluppo diverso dai farmaci di sintesi e sono molto più costosi. La cronaca ha parlato della cura che ha fatto il presidente Trump, che si è curato con degli anticorpi, sembra, non ci sono notizie ufficiali, ma sembra si sia curato con anticorpi monoclonali, e gli anticorpi monoclonali sono anche una frontiera, quindi del trattamento, per esempio, del Covid, però sembra che la cura fatta dal presidente Trump per anticorpi monoclonali abbia un costo che si avvicina al milione di dollari per una decina di giorni di trattamento, probabilmente, forse un po' di più. Poi ci sono altri interventi, ci sono le terapie geniche, cioè interventi che introducono nell'organismo dei prodotti che tendono a modificare l'impianto genico. Quindi sono terapie che magari si fanno una volta, due volte, tre volte, non sono terapie continuative, che agiscono sul patrimonio genetico. I costi di queste terapie geniche si prospettano come costi stratosferici e dirò il perché. Quindi abbiamo questo tipo di problema. Com'è che arrivano i farmaci da noi? I farmaci che arrivano da noi sono frutto di un processo di approvazione che viene svolto in Europa dalla European Medicines Agency, cioè l'Agenzia Europea dei Farmaci. Chiunque voglia vendere un farmaco in Europa, nei paesi dell'Unione Europea, deve presentare una richiesta alla European Medicines Agency. Questa è un'iniziativa dell'industria. Le industrie vogliono mettere sul mercato un farmaco, presentano la ricerca e quindi la ricerca, le ultime fasi della ricerca dei farmaci sono sviluppati dalle industrie private e presentano il rapporto costi-benefici dei farmaci, l'Agenzia Europea del Farmaco decide se approvarlo o no e se ha delle caratteristiche che si ritiene siano utili, e solo dopo che questo è avvenuto i farmaci possono essere commercializzati nei singoli paesi. Però ricordiamoci, l'Agenzia Europea del Farmaco approva l'introduzione sul mercato. L'effettivo dice che è possibile vendere questo farmaco in Europa, però la negoziazione sui prezzi, la decisione sul rimborso, la decisione sul livello di prezzo dei farmaci è materia dei singoli paesi membri. E in Italia è competenza di un'agenzia del Ministero della Salute che si chiama AIFA, Agenzia del Farmaco. Ma la ricerca si sta indirizzando ai farmaci che servono di più e sta producendo evidenze di efficacia dei farmaci. Purtroppo noi abbiamo un'evidenza che l'Agenzia Europea per i Farmaci non chiede alle aziende che presentano le ricerche farmacologiche delle ricerche che siano fatte in modo da identificare in maniera chiara farmaci efficaci e sicuri. Esiste una vasta letteratura che ci dimostra che dei farmaci approvati in Europa negli ultimi 20 anni solo una parte minoritaria, cioè il 10 o 20%, probabilmente rappresentava una innovazione rispetto ai farmaci precedenti. Questo perché? Perché un farmaco venga approvato non deve, secondo le regole dell'Agenzia Europea dei Farmaci, non deve dimostrare di essere superiore rispetto, cioè migliore, più efficace, più sicuro di un farmaco precedente. Basta che dimostri di essere più o meno uguale. Questo fa sì che la ricerca
si concentra non sulla creazione di farmaci innovativi, ma si concentri sulla creazione, sullo sviluppo di farmaci che sono simili a quelli che già ci sono, che però vengono brevettati, mentre quelli che già ci sono, scadono, il brevetto scade dopo un ventennio circa, il brevetto scade, allora arrivano farmaci nuovi, che sono nuovi certamente dal punto di vista della formula, ma sono uguali dal punto di vista degli effetti. Però questi farmaci vengono venduti a un costo superiore perché sono coperti da brevetto. Quindi 10-20, ricordiamo, 10-20% non di più di farmaci innovativi. E il problema del brevetto dei farmaci è un grosso problema ed è un problema politico che ora si sta dimostrando, e ne parlerò più avanti, estremamente cruciale per il problema del Covid, per il problema dei farmaci che vengono proposti per la cura del Covid e dei vaccini che stanno arrivando. Voi state leggendo sui giornali, immagino, queste grandi promesse. La Pfizer ha detto che arriverà un farmaco, che è un vaccino, scusate, i vaccini in realtà non sono farmaci, ma io ne parlo, mi metto nella stessa categoria per semplificare la comprensione di chi non è un addetto ai lavori. Un vaccino che funziona al 90%, 90% poi non si sa su che cosa, comunque 90%, subito dopo due giorni i russi hanno detto che il vaccino Sputnik funziona al 92%, e ieri è arrivata Moderna, un'altra azienda, che dice sì, ma il nostro funziona al 94,5%. Questi sono annunci che non corrispondono a dati disponibili per una verifica pubblica. È uno, quindi, critiche che vanno all'EMA, che è all'Agenzia per i Farmaci Europea. Non richiede ricerche che abbiano stringenti finalità di maggiore efficacia e sicurezza. Non le richiede. Non ha trasparenza nella presentazione delle ricerche. Le ricerche che vengono presentate sono ricerche delle industrie, non vengono richieste ricerche indipendenti, non c'è trasparenza sul processo di controllo e di verifica dei dati. Queste critiche che sono state mosse dall'Agenzia dei Farmaci, Europea del Farmaco, finora non hanno avuto un riscontro politico, cioè nonostante l'importanza, guardate che l'Agenzia Europea dei Farmaci gestisce l'immissione sul mercato dei farmaci per 500 milioni di persone. È la più grande agenzia di questo tipo di tutto il mondo, più importante della Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Però finora le forze politiche, anche quelle della sinistra, non hanno dedicato grande attenzione a questo argomento. Questo significa anche che manca, e questo è un altro problema, una efficace ricerca pubblica, non solo come ricerca di base, che questa c'è, ma come ricerca per lo sviluppo del farmaco che deve arrivare alla commercializzazione. Infatti una delle proposte che io ritengo sarebbe utile che a livello di opinione pubblica venisse fatta in Italia è la creazione di un'agenzia pubblica per la produzione dei farmaci. Noi avevamo in passato delle industrie farmaceutiche, ora abbiamo industrie di scarsissimo impatto, diciamo, sul mercato. E quindi questo è un problema serio e riguarda una politica della ricerca. E poi c'è il problema dei costi e dei prezzi. Come vengono stabiliti i prezzi? I prezzi vengono stabiliti dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Ora, un ragionamento molto semplice ci farebbe capire questo. L'AIFA è acquirente unico, perché la maggior parte dei farmaci in Italia, come vi ho detto prima, sono pagati dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi le aziende, se vogliono vendere i farmaci, li devono vendere nella grande maggioranza dei casi al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi l'AIFA avrebbe un potere importante, è un acquirente monopolistico. Quindi se un negozio ha un solo cliente, beh, insomma, i prezzi dovrà contrattarli in maniera, il
cliente ha un grande potere di contrattazione. Ora, l'AIFA non usa in maniera adeguata questo potere di contrattazione. Quindi l'AIFA, come l'EMA europea, ha un rapporto subalterno nei confronti dell'industria, nel senso che potrebbe usare un approccio più aggressivo alla contrattazione dei prezzi, per esempio stabilire aste competitive, per esempio stabilire un budget fisso per farmaci che sono uguali, oppure potrebbe incentivare più di quanto non faccia i farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti sono farmaci che hanno un principio attivo uguale a quello dei farmaci, di altri farmaci invece che sono farmaci di marca, ma sono farmaci fuori brevetto che possono essere prodotti a costi molto bassi. In Italia il consumo di farmaci equivalenti è molto ridotto rispetto ad altri paesi europei. È chiaro che poi l'AIFA si sconta con un problema molto rilevante, che è il problema del brevetto dei farmaci. Quando un'azienda produce un nuovo farmaco e lo immette sul mercato, questo farmaco è coperto da brevetto. Il brevetto ha una durata ventennale. Il farmaco coperto da brevetto, il produttore e venditore del farmaco coperto da brevetto è un produttore e venditore monopolistico, perché nessun altro può produrre gli stessi farmaci. Questo mette le aziende in una posizione molto forte. Sul problema del brevetto dei farmaci è stato osservato da economisti come Mariana Mazzuccato, per esempio, o Joseph Stiglitz, o da farmacologi come in Italia Silvio Garattini, che una azione politica importante dovrebbe essere un'azione concertata da parte dei più importanti governi per abolire il brevetto dei farmaci. Il brevetto dei farmaci è un ostacolo all'accesso ai farmaci perché induce prezzi molto elevati e produce comportamenti speculativi delle aziende farmaceutiche. Il settore farmaceutico è il settore industriale che consente i profitti più elevati, e consente i profitti più elevati in quanto le aziende, spesso usufruendo di questa posizione monopolistica, perché ricordiamoci che se il farmaco è fuori brevetto chiunque lo può produrre, un farmaco coperto da brevetto può essere prodotto solo da chi ha la titolarità del brevetto e della proprietà intellettuale, secondo le leggi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ma noi abbiamo dimostrazioni che i farmaci vengono proposti, il prezzo che viene richiesto dalle aziende per i farmaci che vengono immessi sul mercato è un prezzo che non ha nessun rapporto con i costi di produzione. Facciamo un esempio per il Covid. Il Covid, un farmaco che è stato approvato per la cura del Covid, si chiama Remdesivir. È un farmaco antivirale. Ci sono delle discussioni su quanto sia efficace o meno, perché studi più, diciamo così, in fase più avanzata hanno dimostrato che potrebbe non essere molto efficace. Però questo farmaco viene proposto e ora è stato autorizzato per l'immissione sul mercato da parte dell'EMA e ora si sta trattando il prezzo in Italia. Questo farmaco è prodotto dalla Gilead. La Gilead chiede per un trattamento di 5 dosi il costo di $2,100. Questa è la richiesta che viene fatta. Ora si sta trattando, ma la richiesta che viene fatta è questa: 5 dosi, $2,100. Teniamo presente che una stima dei costi di produzione di questo farmaco, che è stata fatta da esperti di farmacoeconomia, ci dice che il costo di produzione è stimato dai 5 ai $10. Quindi il profitto che l'azienda chiede è circa 200 volte circa il costo di produzione. Naturalmente si farà una contrattazione, però voi capite che la partenza è da livelli estremamente elevati. E questo tenete presente anche una cosa: le aziende farmaceutiche, le multinazionali del farmaco oggi,
tendono non a non a fare ricerche in proprio direttamente, ma a acquistare la produzione del farmaco da aziende più piccole, startup in genere, per esempio, che fanno ricerca avanzata, ma che non hanno la possibilità di sviluppare commercialmente, di fare il marketing e di coprire tutto il processo che va dallo sviluppo del farmaco alla sua produzione industriale e alla sua commercializzazione. Tenete presente che tutti i farmaci che sono stati introdotti più recentemente dalle grosse aziende, parlo della Novartis, della Merck, della Pfizer, della Roche, in genere sono frutto dell'acquisizione di piccole società che fanno ricerca, sviluppano un prodotto, poi siccome non hanno i mezzi per poterlo vendere e produrre su larga scala, lo cedono all'azienda farmaceutica. Il farmaco del COVID che la Pfizer ha presentato è stato prodotto così da una piccola azienda biotecnologica tedesca che, una volta avendolo sviluppato, l'ha venduto alla Pfizer, che ora lo vende a tutta Europa e a tutto il mondo. Allora, per parlare anche delle distorsioni che crea il brevetto e per parlare del futuro di competizione sui prezzi che ci aspetta rispetto alle aziende farmaceutiche, una terapia genica che è stata sviluppata per una malattia molto rara, una malattia genetica dei bambini che si chiama atrofia muscolare spinale, è una malattia che porta a un'invalidità permanente perché compromette il funzionamento della muscolatura. Questo è stato sviluppato dalla Novartis, è stato immesso sul mercato dalla Novartis, che è un'azienda svizzera. La Novartis, allora, questo prodotto è stato sviluppato dalla Geneton in Francia, piccola azienda. La Geneton è stata acquistata per 15 milioni di dollari dalla Avexis, che è un'azienda più grande. L'Avexis è stata acquistata per 8 miliardi di dollari dalla Novartis. La Novartis ha immesso sul mercato questa terapia genica, che si fa una sola volta, è un'infusione, al costo di 2 milioni di dollari. Cioè un trattamento, e questo è stato approvato dall'FDA, in America viene venduta così, un trattamento costa 2 milioni e 100 mila dollari. Ora il farmaco è stato approvato dall'EMA e si sta discutendo su qual è il prezzo, a che livello dovrà essere venduto in Europa. Ovviamente dice, ma perché le aziende tendono a dire che il prezzo non è legato ai costi di produzione? Perché le aziende dicono che il costo deve essere, c'è una nuova tendenza nel mercato dei farmaci, per cui le aziende multinazionali del farmaco dicono che il costo deve essere legato al valore. E che cos'è il valore? Il valore è il valore quel che risparmia, che fa risparmiare in termini di costo della vita e della salute, il farmaco alla persona a cui viene somministrato. Siccome l'atrofia muscolare spinale è una malattia invalidante, è inguaribile ed è si muore a circa 30 anni, se io faccio la terapia genica, e si deve fare ai bambini che hanno meno di 2 anni, viene modificato il patrimonio genetico e io prevengo la malattia, allora si dice, ma qual è il costo? La Novartis dice, ma insomma, 2 milioni, perché una vita umana non costa 2 milioni di dollari? Voi capite che se a suo tempo, se quando venne introdotta la vaccinazione della poliomielite, si fosse fatto questo ragionamento, il vaccino per la poliomielite, che previene la poliomielite, dovrebbe dovuto avere un costo stratosferico. Allora, ecco perché ora c'è una campagna politica perché venga abolito il brevetto dei farmaci. E c'è una campagna che riguarda anche i problemi del Covid e i problemi della terapia del Covid. Ho già detto, ho già fatto il discorso del Remdesivir, il vaccino
tenete presente, qualcuno, per caso mi domando se qualcuno di quelli che ci ascolta ha letto la notizia del cambiamento di valore delle azioni della Pfizer dopo che c'è stato l'annuncio del fatto che arrivava il vaccino. Dopo che c'è stato l'annuncio del fatto che arrivava il vaccino, i due più alti dirigenti della Pfizer, che come sapete le aziende farmaceutiche pagano i loro dirigenti in parte con le proprie azioni per legarli allo sviluppo del valore delle azioni. Bene, questi due dirigenti si sono venduti alcune migliaia, 150.000 credo azioni, e hanno realizzato un guadagno di 8 milioni di dollari vendendo le azioni della Pfizer, che ovviamente sono salite nel momento in cui è stato dato l'annuncio del vaccino. Ora, questo problema, guardate che questo problema del costo enorme che viene proposto per dei farmaci per il Covid e del costo del vaccino, perché qui si parla di miliardi di dosi di vaccino, quindi anche se il costo unitario non è elevato, si parla di valori, di somme che possono mandare in dissesto un servizio sanitario nazionale. Due governi di paesi non ricchi, come cioè l'India e il Sudafrica, hanno lanciato una richiesta all'Organizzazione Mondiale del Commercio di derogare ai brevetti e ai titoli di proprietà individuale intellettuale per tutti i farmaci e i dispositivi medici e tutte le tecnologie sanitarie necessarie a combattere il Covid. Hanno chiesto che l'Organizzazione Mondiale del Commercio dichiari che i brevetti e i titoli di proprietà intellettuale sono sospesi, perlomeno fino a che la pandemia non sia risolta. Questa proposta è in discussione. Io credo che il governo italiano debba farsi protagonista presso l'Unione Europea, perché l'Unione Europea, che ha molti seggi nel Consiglio dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, appoggi questa proposta. Perché guardate che se ci sarà una enorme disparità nell'accesso al vaccino e nei costi, non solo tra un paese e l'altro, ma anche all'interno dello stesso paese, perché se il Servizio Sanitario Nazionale non riuscirà ad acquistarlo per tutti, allora entreranno in funzione le assicurazioni di cui parlava Geddes. Allora questo vuol dire che siamo tutti minacciati. Il modo con cui le aziende farmaceutiche, le multinazionali farmaceutiche, utilizzano il modo con cui i prezzi vengono composti e vengono richiesti, minaccia la salute mondiale in questo momento. Quindi è necessario che tutti ci rendiamo conto che questo riorganizzare e riordinare questo sistema è un obiettivo politico importante. E l'ultima cosa che dico è che tutte queste cose, questi annunci che stanno avvenendo, avvengono nella assoluta oscurità dei dati della ricerca. Noi stiamo comprando vaccini prima che questi vaccini siano stati approvati, cioè prima che il processo di ricerca che conduce allo sviluppo di un vaccino ne abbia verificato l'efficacia e la sicurezza. Quindi un'altra richiesta politicamente importante è la richiesta di prima controlli delle agenzie regolatrici sui protocolli della ricerca, trasparenza e dibattito pubblico sui dati della ricerca, che devono essere messi a disposizione di esperti indipendenti. Un'altra cosa, revisione delle trattative bilaterali tra governi e aziende farmaceutiche, perché i governi vogliono fare accordi diretti acquistando in anticipo farmaci dalle aziende, impedendo che quindi ci sia una contrattazione allargata a tutti i paesi. Se anche i paesi che non hanno risorse economiche, non potranno avere accesso alle cure, noi la pandemia non la supereremo. E quindi, perché siamo tutti sulla stessa barca. E quindi l'accesso ai farmaci non può essere prigioniero di strategie commerciali e di tutela della proprietà intellettuale che confliggono col fatto che qui si tratta di interventi finalizzati alla salute pubblica.
Io credo che questa è una battaglia politica che l'opinione pubblica deve capire e deve sostenere, e che le forze politiche che sono interessate alla difesa della salute devono appoggiare nelle sedi opportune. E questo, dico l'ultima cosa, ci fa pensare a qual è il tipo di alleanza che può rafforzare questa coalizione per la salute e per l'accesso ai farmaci. È un'alleanza tra ricercatori indipendenti, è un'alleanza tra ricercatori, tra operatori, tra utenti, tra e cittadini, che crei una coalizione che sia più forte degli interessi commerciali che ci sono in questo campo. E io credo che questo si debba concretizzare, come ho detto prima, anche nella creazione di un'azienda, almeno di un'agenzia pubblica, almeno in Europa, ma penso anche in Italia, per lo sviluppo e la produzione dei farmaci. Questa è una sfida che ci aspetta. E io credo che in questo momento la minima cosa che noi chiediamo come Forum Diritto alla Salute è che il governo italiano appoggi l'iniziativa dei governi di India e Sudafrica per l'accesso al vaccino senza vincoli di tutela della proprietà intellettuale e di brevetto. Un prezzo equo che salvaguardi anche un certo livello di profitto per le aziende produttrici. Questo non è che vogliamo l'esproprio proletario, però non a questi livelli di sovraprofitti che sono incompatibili con la tutela della salute pubblica. Grazie. Grazie Angelo per la chiarezza su questo argomento che senza dubbio è molto complesso, oscuro in varie parti, come giustamente dicevi tu, e che chiaramente può dare delle enormi diseguaglianze. Io per concludere dico solo questo, vabbè, innanzitutto mi scuso per quello che è capitato all'inizio, è stata una leggerezza probabilmente anche da parte mia, diciamo un po' troppo naif, ecco, la cosa l'ho tenuta in maniera non considerando eventuali problemi di questo genere. Comunque, se volevano impedirci di fare questo webinar, poi alla fine l'abbiamo comunque fatto, e credo che la cosa più importante sia questa. Ovviamente ci saranno le code di questa cosa, che chiaramente la cosa la denuncerò, e poi appunto metterò comunque insieme i vari pezzi della prima parte e della seconda parte, togliendo di mezzo ovviamente quello che non c'entrava nulla. Do la parola a Enzo Ferrara per fare una conclusione di questo webinar. Grazie. Cercherò di essere davvero, davvero rapidissimo. Io ringrazio le relatrici e i relatori. Mi scuso per le offese che qualcuno ha ricevuto durante una diretta, cose a parte tutto imbarazzanti. Ci siamo dilungati, però in quel momento, nel momento dell'interruzione, avevamo qualche centinaio di persone che ci stavano seguendo. Crediamo sia stato molto importante mettere insieme queste testimonianze nella loro forma. Chiara Giorgi ci ha raccontato la storia della sanità, di come è nata e di quali erano le idee alla base di quella legge 833 del 78 e da dove nasceva. Maria Elisa Sartor ci ha parlato delle derive che poi quello che è chiamato il secondo pilastro ha introdotto. Marco Geddes ci ha parlato delle derive del terzo pilastro, la sanità integrativa, e Angelo Barbato ci ha parlato nello specifico del farmaco e dei conflitti di interesse che rimangono nel farmaco. Ecco, io mentre parlavate mi sono ricordato la frase illuminante che apre Nemesi Medica di Ivan Illich, scritto nel 1974 e tradotto in italiano a Milano, all'Istituto di Biometria e Statistica Medica, perché Illich conosceva l'italiano e probabilmente lo ha tradotto lì. La frase folgorante di inizio di quel libro è: l'impresa medica minaccia la salute, non la medicina, l'impresa medica. Ecco, questo è un po' il tema. È un tema di grande attualità, lo riprenderemo, è un tema trasversale, lo dimostrano le elezioni americane, in cui la questione riguardante l'Obamacare e la disponibilità di cura per tutti è stato uno dei punti determinanti. E il discorso andrà ancora allargato, perché comunque ci sono anche problemi di sostenibilità di questo modello di salute, principalmente
basato sulle questioni riguardanti la cura. Dobbiamo occuparci di prevenzione, dobbiamo occuparci di ambiente, dobbiamo occuparci di lavoro, di economia e tutte queste cose insieme. Abbiamo una bellissima registrazione, ne faremo tesoro, cancelleremo le parti meno importanti, meno eticamente buone di questa registrazione. Ringrazio tutti. Ho visto un'unica domanda che chiedeva da parte di Sandro Lazzaroni sui vari siti Facebook, che chiedeva quale ruolo potesse esserci per associazioni di volontariato costituite da cittadini che intendessero partecipare ad alcuni aspetti della cura. Ecco, cioè questo è un tema che va trattato insieme con la visione complessiva del sistema. Faccio un solo esempio, perché anche le associazioni dei cittadini si prestano poi a conflitti di interesse. Il caso delle associazioni americane che puntavano alla cura della DHD, cioè la sindrome di iperattività dei bambini, e che venivano sponsorizzate e pagate per le loro attività di diffusione dell'attenzione alla malattia da parte delle produttrici dei farmaci, è un esempio di come nessuno possa essere escluso da discorsi che riguardano conflitti di interesse e possibili derive quando si parla di salute e la si intende come un'impresa. Ecco, io ringrazio i relatori, ringrazio chi è rimasto fino adesso a seguirci e ci saranno sicuramente altri appuntamenti sempre su questi temi. Epidemiologia e prevenzione, medicina democratica, rete Dico 32, rete per il diritto alla salute nazionale, cioè, sono soltanto alcuni dei capofila di un'enorme rete che si sta costituendo in Italia. Non posso citare tutti, ma ci sentiamo tutti rappresentanti di questa comunità. Grazie ancora.